brasiliano. Ha visto i cazzo d'orecchie, Sandri? Volevo te, pensavo solo a te. Ci stanno giornate dove non c'è un cazzo da fare e delle giornate dove non si respira. Oggi è una di quelle dove non si respira, però allo stesso tempo è anche quelle dove ti senti più vivo. Assolutamente. Anima Gate, ragazzi, tra l'altro notizia last minute, grazie Simo. Anima entrerà, intorno alle 10 gli manderò il link. Mi ha scritto gentilmente dicendo: ma posso entrare per rispondere alle vostre domande? Ovviamente. Ma certo. Ovviamente, come certo, al solito. Questa è la prima volta che in un gate il diretto interessato contatta prima noi per essere ospite, cioè per essere, no? Sì. Parte integrante, uno dei protagonisti, è un unicum. Assolutamente. È la assolutamente. Primissima volta, Oddio, era successo forse. Forse pure con qualcun altro, però in questa modalità in effetti addirittura sì. Nella prima puntata. Sì, questo è vero, questo volta. È vero. E tra l'altro vorrei... Ci fa piacere comunque questa cosa. Ci sì, fa ma molto il diritto di replica, ragazzi, è una regola che vale dal 2018, assolutamente. Salvo, diciamo, movimenti insinui particolari. Però di base, insomma, il nostro modus operandi è questo. Noi raccogliamo delle informazioni, mettiamo su un bel malloppone di materiale, e poi ne parliamo, ovviamente, se uno vuole entrare per dire la sua, dopo la nostra esposizione, chiaramente può farlo, o in una live successiva. In questo caso mi ha scritto Anima, dicendomelo tranquillamente, e verso le 10 entrerà, stiamo anche aspettando Germano, e poi entrerà. Ma come anche... sta Kitano? È contento di questo tutto questo StreamYard quest'oggi? Sì. Vabbè, poi parliamo privatamente, non mi fate fare cose in live. No comment, no comment, no, vi appello alla facoltà di non rispondere. Sei un po' stressato stasera. Sì, diciamo che saranno 20.000 scene tutte da cambiare a stretta. Entrerà Germano, Palle Uomo, Anima e forse altri due elementi a sorpresa. Ah, dai, raga, fate il tifo per il Titano, che questa sera è una bellissima sfida per lui. No, vabbè, sì. Su Discord già era più facile. Raga, se qualcuno vuole imboccare così per un saluto su StreamYard, adesso condividiamo il link in chat. Ah, vuol dire che se c'ho... siamo meglio, se lo sapevo io, se mettevamo tutti su StreamYard, penso pure io e Davide magari a sto punto. Era più pratico. Non è un problema, non è un problema. Allora, perché Kitano ovviamente è un maestro, capitano. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, il vero Octopus, lui, Doc Ock. Dicevamo che abbiamo raccolto un po' di informazioni su Anima e quindi sono molto curioso in realtà di ascoltare le sue risposte. Cos'è? Ramen di pollo della Tremolini. Che si può trovare dove? Quale discount? Gusto pollo tritato, penso ossa di pollo. Ossa di pollo, buone. Tritati con Tremolini sti polli. Eurospin, non Lidl. Eurospin, sto tradendo il Lidl. Aia. Che però poi... mi sta donando tanto l'Eurospin, devo dire. Ma in che senso? Che te regalano una roba? No, però c'è tanta roba in più che mi sta dando tante soddisfazioni. Banalmente il latte, molto meglio. Io sono un ragazzo semplice alla fine, mi interessa poco. Giusto il latte. Ma il latte di capra, dovresti assaggiare il latte di capra. Ok. Per fa colazione, ti giuro. Grazie, Saverio. Tocca sana, pazzesco. Grazie. De capra. Ce lo trovo è buono? Ce lo consigli, sì? Sì. È migliore il latte di capra. Mai quanto quello umano, quello umano, diciamo, che è su un'altra categoria. Sto cercando il latte di cagna, io. Non so se... quello vabbè. Lo devi prendere direttamente alla fonte, capito? Certo. Tipo una vacca, insomma. Vabbè, detto questo, partiamo subito dal profilo di Anima. Adesso entrerà anche Germano, che ci spiegherà delle cose molto molto curiose, perché abbiamo deciso di parlarne. Grazie a tutti per la sub. Grazie, regà. Grandi! Che è Lundini. Grandi! Partiamo di seguito, lanci un grandi, capito? Grandi generico. Sì. No, arriva Germano, arriva, raga, che ha fatto le corse, è tipo il fuggitivo. Lanci un grandi con Harrison Ford, capito? Sta arrivando. Partiamo un attimo dalle ultime storie di Anima che sono interessanti. Prendi un grandi per le caviglie. No. Vediamo. Questo vuol dire essere a dieta? Vabbè.
Che modo strano di mangiare. Questa ve lo devo dire, perché la settimana scorsa ho consigliato di seguire il mio amico, che si chiama Il Mister, che veramente raggiunge risultati pazzeschi. Ma com'è Il Mister? Ce ne sono tanti dei Mister, ce ne sono Mister due solo Marla. Su StreamYard. Con i pronostici sportivi. Ultimamente prese il 2-2 quota 14 di Napoli-Milan. Ma fantastico! Cioè anche... Ah, questo... Davide! Eh? Scusa, scusa, prima di iniziare sta live, c'ho un messaggio da parte di Manuxo per te. Vai! Non sto scherzando. Greve! Vai. No, 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 no. Mi ha detto di riferirti che gli sei piaciuto molto nelle ultime puntate di Muschio Selvaggio. Ah, grazie, grazie Manuxo. Mi fa tanto tanto piacere. Grazie. Beh, dovrebbero metterla, fatela mandare, dovrebbero metterla su, su i commenti importanti che ricaricano di alcuni influencer a parte, no? Tipo ah, il commento alla puntata, si potrebbe fare in effetti. Esatto. Io potrei chiedere a Manuzzo. Ci potrebbe stare, sì, secondo sì, ci potrebbe sarà stare. Al pari di quello di Ruggeri, se non superiore. Grazie, me l'ha grazie. Detto prima durante la sua live, quindi ah, dovevo riferire per forza questo messaggio. Meno male che mi sono ricordato. No, no, assolutamente. Ora parliamo fatto solo di questo, scusate. E mi fa tanto piacere, in realtà. Allora, questa ve la devo... Però, vabbè, si aggiunge quindi all'organico dei cari amici, diciamo, degli esperti conoscenti di anima, anche un tipster. Quindi una cosa meravigliosa che eventualmente poi approfondiremo. Stanno spuntando un po' come funghi questi tipster ultimamente. Poi tutti bravissimi, cioè azzeccano sempre. Ma com'è possibile? Come dei cancri, diciamo. Proprio come no, una. No, vabbè, come cancri, se funghi, diventa... dei funghi. Vabbè, ci sono funghi quelli velenosi e ci sono funghi ottimi che costano un botto. E ci sono cancri maligni e cancri buonigni. C'è pure benigni. Sì, vabbè, quello. Non è un cancro. Insomma, purtroppo. No, Roberto Benigni. Non è un cancro. La settimana scorsa vi ho consigliato di seguire il mio amico, che si chiama Il Mister, che veramente raggiunge risultati pazzeschi, però. Con i pronostici sportivi. Ultimamente prese il 2-2 quota 14 di Napoli-Milan. E lo sapete che io non ne capisco niente. Però fa tutto lui, quindi va bene così. Infatti questo weekend ha esagerato, stravincendo e facendo esultare tutta la sua community. Me compreso. Stravincendo e facendo esultare tutta la sua community. Beh, siamo contenti. Il Mister è comunque veramente forte. L'unica cosa... Però secondo me è meglio il Penguin. Allora, sfida in chat. Penguin, Il Mister. Chi secondo voi secondo azzecca me... più? Pronostici. Secondo me, se prendi i soldi dalle persone che fai perdere, ti alzi proprio di livello. Quindi qua beh, ci sono delle informazioni. Mi è arrivato anche Germanone. Ciao Germano. Poco male. Come stai? Ciao ragazzi, buonasera. Come va? Buonasera. Tutto bene, tutto bene. Allora, stavamo guardando in attesa. Vedo. No, no, in attesa stavamo guardando le ultime storie di Anima perché c'è un nuovo personaggio che entra nel suo meraviglioso roster, un tipster. Sai cos'è il tipster? Sì. Sì, come? E si chiama Il Mister. Lo conosci? Il Mister, no, mai sentito. Ah, vabbè, da approfondire. Beh, quindi, comunque. Parlando per guardate chi non ci capisce proprio ragazzi. Niente, no? Cosa, tipster è uno che dà consigli sulle scommesse, giusto? Sportive. Oddio, no, scusate, stavo... Cioè, era bellissimo l'effetto zoom, eh? Hai era visto stupendo. Che... Guarda, faccio così. Poi è un domaggio. Così. Magia. Bellissimo, è il futuro. Mi sono comprato una fotocam, una webcam 4K da tipo 170 euro. Vaffanculo. Incredibile. Non so, tra l'altro, non si vede 4K, credo, da voi. No, non so, assolutamente no. Perché, però ti permette di zoomare. Stai così, essendo un 4K... Full HD te fa zoom, infatti. È un zoom figata, digitale. Germano, mi mandi un tutorial. Su come si fa? No, aspetta, ce l'ho pure io, guarda. Aspetta, allora io c'ho una cosa che se faccio così... Fare. Guarda, no, aspetta. È il telecomando, ragazzi, io ho premuto aspetta qui. Aspetta che mi sei scomparso. Ah, guarda un attimo, Marco. Se io faccio così... Cazzo stai... Ecco. No, non sei... Non... No! Mannazione. Oddio, se l'è data la fotocamera. Va bene, allora basta cazzate ragazzi, allora, che sennò qua famo notte. Possiamo per favore definire cos'è un tipster per chi non ci capisce niente? L'hai descritto bene in realtà. Quindi è così semplice, uno che sì. Dà consigli sulle scommesse online. Scommesse sportive, nello specifico. Ok. Sì, sì.
Assolutamente sì. Comunque, vabbè, in realtà non è il tema di questa live, era un piccolo aggiornamento, ma approfondiremo magari nel volume 2, chi lo sa. Allora, caro Germanone, lascio a te la parola perché abbiamo intanto un paio di bei PDF da leggere, poi c'è anche un video da mandare e tante altre piccole informazioni. Cos'è successo? Cosa hai scoperto? Allora, il nostro caro amico Anima, cioè non riesce a stare un mese tranquillo sto povero Anima. Allora, noi mi sono arrivate diverse segnalazioni, devo dire, da diverse persone di questo progetto, lui così lo ha definito, insomma anche noi ci siamo sentiti oggi con Sasha, noi siamo in contatto appunto dai tempi del Sabagate, come sapete, e lui mi ha scritto, scusa, ho visto la storia, cosa farete stasera, io gli ho detto, infatti mi ha anche detto che lui poi entrerà, quindi io ho un po' spiegato che cosa succede e perché siamo qui stasera. Perché, come dicevo, mi sono date diverse segnalazioni di, come dire, questo progetto un po' particolare, lo voglio definirlo così, in maniera molto delicata, un po' particolare, di investimento automatico tramite copy trading, dove fanno tutto loro, tu non devi fare, anzi loro proprio nel PDF che condivideremo, bellissimo, loro ti dicono, guarda, ti consigliamo di affidarti al nostro sistema. Ecco, tips, questa roba non la può fare neanche uno che è iscritto all'Albo Nazionale dei Consulenti Finanziari. Dovresti essere una SIM, che non è quella telefonica, è un vettore di investimento, per poter fare questo tipo di operazioni qui, ok? E l'altra cosa strana, poi condivideremo anche il messaggio di un collaboratore, di uno dei ragazzi del progetto, così Sasha me lo ha definito, che mi ha fatto triggerare a morte, mi ha fatto incazzare da morire, infatti io ho mandato un audio, lui mi ha detto, ah Germano calmati, ho detto, sì, figurati, io poi mi calmo dopo, ma quando uno che non sa un cazzo, che non sa di cosa sta parlando, si atteggia al professore e fa il classico ciuccio e presuntuoso, ragazzi, io mi incazzo come un animale, perché è una roba che proprio non riesco a tollerare. E il broker sul quale loro, diciamo, consigliano, in realtà ti obbligano gentilmente ad aprire un conto con tanto di guida, si chiama Vantage. Che cos'è questo broker Vantage? E perché è assurdo? Ma che è francese? No, è australiano. Il broker è abilitato per operare in Australia, ma attenzione, in Italia è illegale. In Italia no! Ma questa è una cosa gravissima. Ma no. Quindi tu gli stai dando del criminale indirettamente? No. Questa qua è criminale, no? Al contrario. Un illecito, insomma. Esatto, non voglio assolutamente di dare del criminale al povero Sasha, però dico che sta promuovendo con i suoi amici, con i suoi collaboratori, una piattaforma broker. Allora, prima cosa dobbiamo dire una roba, che c'è un conflitto di interessi, perché loro prendono le commissioni dal broker. Davide, poi quando puoi fai vedere quella schermata che ti ho mandato, dove dicono che più persone porti sulla piattaforma, più guadagni. Ecco, questa che è già cosa una cosa un po' curiosa. Più ne porti, più guadagni, già c'è un primo conflitto. Cioè tu mi stai suggerendo una piattaforma che ti fa guadagnare se io mi iscrivo e deposito. Aia. Ok? Punto primo. Punto secondo, questa piattaforma in Italia non è autorizzata dalla Consob a operare, quindi tu non la potresti suggerire perché non ha le autorizzazioni per raccogliere e gestire investimenti in Italia. E questo è un dato di fatto. Non è che dici, no aspetta, ma ti spiego, capiamo. No, è così, punto. Il sito addirittura, se fai vedere i documenti che ti ho mandato, c'è cioè una comunicazione della Consob, era stato oscurato dalla Consob, proprio perché non può operare qui. E io vorrei partire da un trade perché ha a che fare con la fisica quantistica. È pure AI, perché c'è AI? Cioè, tutti che la usano a capo, quantum suona bene. Allora, leggiamo pure questo AI qui. Come collega? Allora, prima dice registrarsi a Vantage, vedi AI? Markets in tre semplici. Mo li leggiamo, faccio solo una piccola premessa, Germanone. Nonostante la live sia iniziata da un po', però visto che hai citato l'intervento di Anima in privato, questo lo voglio specificare per tutti, non solo per Anima. Allora, Anima ha mandato un messaggio a Germano dicendo: ma come, ho visto che fate un gate, ma non potevate scrivermi in privato? Non funziona così. Cioè, ripeto, questo lo dico a tutti. Quando noi raccogliamo determinate informazioni con potenziali illeciti, con delle cose insomma che riteniamo criticabili, noi le mettiamo insieme, cerchiamo di fare delle verifiche e poi le portiamo in live. Come è successo, poi accettiamo assolutamente il diritto di replica, ma non è che io devo fare telefonate, questa è una cosa che ritorna nel tempo, questa roba che forse ancora non hanno capito, non è che io devo fare telefonate da avvertire, guarda forse sta cosa non la potresti fare, sistemala,
Perché poi io adesso non entro nello specifico, se vuole poi Sasha potrà anche farci condividere la sì. Non la conversazione, no, certo. Il vocale. Sì. Sì. Però io ho sentito delle cose aberranti in quel vocale, al massimo l'avrei sistemate. Oh, ma qua non è che famo consulenza per sponsorizzazioni di un certo tipo, sei tu che devi fare dei controlli e assicurarti che queste cose vadano fatte bene. E poi ovviamente la solita scusa è ma lo fanno tutti, ma se lo fanno tutti che problema c'è? Ma che discorso è? E in ultimo, questo lo devo citare, una chicca meravigliosa, però al Cerbero si parla sempre di queste cose, non si parla mai di tutti i placement che ho rifiutato. Uno, io che cazzo ne so se l'hai rifiutati. Due, ma che vuol dire? Cioè dopo 10 sponsorizzazioni che rifiuti ce n'è una bonus del cazzo? Ma che vuol dire? Cioè questa cosa ha senso dirla per te, tra l'altro non ha senso che farla dire a noi. Ha senso dirla per, non lo so, spiegare la tua linea editoriale, come abbiamo fatto noi più volte. Ragazzi, non accettiamo cripto, non facciamo queste cose perché non ci piacciono o perché motivo X. Però non è che poi dici, vabbè, c'ho il bonus, dai, ho rifiutato 10 sponsorizzazioni del cazzo, c'ho un omaggio. Quindi questo vale per Anima, ma vale per tutti. Bravo, cosa sacrosanta. Bene a dirlo pure perché noi siamo i ragazzi del podcast, noi ragazzi del consiglio. Esatto, ma poi non è che, vabbè, cioè nel caso di Germano, che pure è un giornalista, non è che il giornalista fa un'inchiesta e il diretto interessato lo avverte, dice, senti, ci sarebbero ste cose da sistemare. Esatto, vedi un po' di rimedià, vedi un po' di rimedià, così, cioè, ma... Anche perché poi, insomma, Anima nel corso del tempo ha dimostrato di fare robetta non proprio ottimale, quindi non è la prima volta. Poi, fosse il nostro amico stretto, magari uno fa un passaggio in più, ma il passaggio in più lo facciamo nella ricerca delle informazioni. Per esempio, Germano se lo ricorderà, quando era uscita quella roba dei gruppi di Ivan su Telegram, no? Io Ivan lo sento praticamente a giorni alterni, è ovvio che è una roba che non mi sarei mai aspettato da Ivan. La prima cosa che ho fatto, ho chiesto a lui, poi abbiamo fatto le verifiche, non c'entrava un cazzo Ivan. Però comunque sia, anche in quel caso avremmo fatto, non chiedendo direttamente a Ivan, avremmo fatto comunque delle ricerche. Degli approfondimenti. Questo lo spiego perché deve essere molto chiaro, eh? Cioè fatela finita di pretendere questa roba, contattatemi. Al massimo il contatto può essere per la replica. E tendiamo a non farlo nella stessa live per questioni di compattezza. E anche perché mi dispiace che Anima dovrà entrare alle 10, che da lui sarà tipo l'una di notte, quindi mi dispiace pure per lui. Però poi sappiate che la replica c'è sempre, su questo assolutamente. Comunque andiamo sui PDF. Allora, no, ma sì, andiamo sui PDF. Sì, no, sì. Il concetto tu lo voglio solo ribadire velocemente. Vai, perché vai. In realtà è importante, Davide, perché non si ha proprio cultura di cosa sia il giornalismo d'inchiesta, di cosa sia un approfondimento. A me capita sempre, ma mi potevi chiamare, ma chi cazzo? A parte che chi ti conosce, ma poi se io ho una segnalazione che tu hai un sito non a norma ed evadi l'IVA, che cazzo faccio? Ti chiamo e dico, oh Davide, senti, mi hanno detto che evadi l'IVA, senti, vedi un po' di sistemarti così il pezzo non esce. Ma io dico, ma sta gente, ma dove vive? Cioè, come fai a dire una roba del genere? Dopo che è uscito il pezzo, io ti do eventualmente diritto di replica. Oppure, Davide, ti posso intervistare se voglio una tua opinione su un fatto specifico. E quindi, aggiungo anche nell'ipotesi di errore di averlo molestato, certo. Di averlo molestato, io la sua versione vengo da te e dico, Davide, ma è vero? Ci sono queste prove, tu che hai da dire? Allora lì sì. Ma quando ci sono delle cose autoevidenti come questi PDF che ti spiega, vediamo il primo, quell'altro, quello lì, come ti scrivi a Vantage, cioè spieghiamo. Questi si chiamano introducing brokers, cioè sono le figure, io le chiamo, perdonatemi, non mi riferisco a Sasha, mi riferisco in generale a chi vive saltellando da un broker all'altro, io le chiamo con un termine francese che mi piace molto, le puttane dei broker, nel senso che questa è gente che prende commissioni da un broker all'altro, si rispolpano e poi cambiano. Quando voi già vedete, ecco Trips, quando voi vedete che qualcuno vi parla di trading, Forex, CFD, qualsiasi roba, ok? E vi dice, allora ragazzi, first step, vi dovete iscrivere a questo broker, pattume, subito, merda, sciacquone, due volte lo tirate per sicurezza, ok? Perché c'è già un primo conflitto, dovresti almeno per onestà dire, guarda, tu puoi investire dove cazzo ti pare, ok? Queste sono le mie strategie, puoi investire dove cazzo ti pare, questo è un broker col quale io sono affiliato, quindi prendo i soldi, se tu ti iscrivi, io prendo una commissione sia se tu ti iscrivi sia se tu depositi, indipendentemente se tu perdi soldi o meno, il broker mi paga, quindi io già c'ho un primo conflitto che ti devo portare là perché io i soldi così, e così guadagno, quindi anche quando dico, ah ma è gratis, il gruppo Telegram, grazie al cazzo, quello serve per portare Procacciamento clienti.
Esatto, è proprio quello, cioè quello che fanno gli influencer, cioè siamo proprio introducing broker, cioè quelli che introducono al broker, ok? Che non è illegale di per sé, però lo dovresti dire e a mio avviso è poco serio. Sì, sì, no ragazzi, quindi, che riassunto, è l'inizio, sei appena entrato, stai tranquillo, ancora non abbiamo spiegato nulla, stiamo parlando di una modalità generale. Aggiungo anche, sempre sul discorso della condotta, il fatto di parlarne poi live e portare, insomma, documentazioni, ci implica anche il fatto che noi possiamo ovviamente sbagliare, in quel caso... sarà, certo, o sarebbe nostro compito pubblicare una cosiddetta smentita, pubblicare chiaramente, okay, lo si fa sulla carta stampata, o una live, quindi una rettifica, certo, questo metodo, esatto, questo metodo comprende anche l'eventuale rettifica, quindi esce fuori, sì, un documento X, no, è fasullo, abbiamo preso un granchio, ovviamente dobbiamo fare la live in cui lo spieghiamo. È un po' quello che abbiamo fatto con Sabba, diciamo in maniera un po' diversa, cioè avevamo portato un personaggio in live, abbiamo approfondito il personaggio e poi abbiamo fatto determinate live, no? Quindi questo deve essere chiaro a tutti, anche perché io detesto quell'atteggiamento che spesso si ha, manipolatorio, in privato. Potevi dirmelo, sì, in privato, eh? Perché poi subentrano delle dinamiche anche umane. Ti vuole far sentire un po' in colpa, un, esatto, po' merda, cioè sono, no, cose che vanno distaccate. Cioè un conto è il lavoro, un conto poi è la simpatia che si può provare verso un personaggio in questione. Comunque, allora, questi PDF, Germano, abbiamo vediamo, due vediamo bei il PDF. Quantum Trading AI, questo è il Quantum, no? Vai Io giù. Credo che vada detto a una persona solo se considerata amica. Esatto, sì, sì, in quel caso, esatto, è ovvio, cioè... su Ivan Greco lo sentiamo tutti i giorni, viene qua, vediamo una cosa strana, la prima cosa che ti viene: Ivan, ma che è sta porcata? Non è mia, è ok, facciamo amico, quindi ovvio che ci parli. Però ma vi, sì, dico una cosa estrema, vi dico una cosa estrema, magari so, ma se anche fosse mio fratello, no? E qualcuno mi dice: guarda, abbiamo beccato tuo fratello che spaccia droga fuori alle scuole medie, ok? È una cosa oggettivamente grave, quello è mio fratello, è carne e sangue, è il mio sangue, ok? Io prima lo chiedo: ma Carlo, ma è vero che spacci droga? Nel momento in cui ho la prova, io non posso far altro che attestarlo e prendere le distanze da sta cosa e dire, sì, ovviamente quello che fa mio fratello è illegale. Esatto. Quindi anche coi fratelli c'è sta roba. Figurati con uno che, voglio dire, non è che siamo amici. È chiaro che io parto con l'inchiesta e poi dopo, nel caso, tu vieni e chiarisci. Comunque andiamo sulla seconda pagina, sulle altre pagine, dove c'è una cosa, secondo me, molto grave, che è proprio ecco qua. Allora, durante questi passaggi puoi contattarci in qualsiasi momento tramite chat, vabbè, su tramite Telegram o Instagram. Un membro del nostro team ti risponderà il più rapidamente possibile. Ah, poi abbiamo delle chicche quando entrerà Palle Uomo per un'altra cosa che riguarda sempre Anima, ma non questo, non lo specifico. Però mi è venuto in mente leggendo team. Il più rapidamente possibile, dalle 8 del mattino all'una di notte, 7 su 7. Beh, questo è ottimo. Disclaimer. Questo manuale fornisce istruzioni su come collegarsi a copy trading su quantumtrade.ai e utilizzare la piattaforma VSocial. Tuttavia è importante notare che noi siamo un progetto che si concentra esclusivamente, paraculi, sulla formazione, sì, e l'istruzione riguardo, sì, al copy, sì, trading. Sì, sì. Non incoraggiamo né promuoviamo alcun tipo di investimento finanziario. Il copy trading comporta rischi finanziari e l'utente è tenuto a valutare attentamente tali rischi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Non forniamo consulenza finanziaria o raccomandazioni specifiche in merito a investimenti. Vi posso suggerire di zoomare, se no è difficile da seguire. Io leggo bene, forse perché ho lo schermo grande. Eccoci, eccoci. So. Te se sente, okay, comunque con i bassi a palla, Simone, non so se c'è un problema. È che se zoom, grazie, ogni volta devo di zoomare, però sì, ci provo. L'utente, grazie, è solo, grazie, responsabile, Marco, delle proprie decisioni finanziarie, investimenti, ogni eventuale perdita o guadagno è di sua esclusiva responsabilità. La conoscenza e la comprensione delle dinamiche di mercato insieme a una gestione finanziaria oculata sono fondamentali, vabbè, quando si tratta di operare in ambito finanziario. Qui faccio un piccolo appunto, Davide. Se io ti prendo dei soldi dal portafogli senza che tu lo sappia e ti scrivo: guarda, sto prendendo dei soldi dal tuo portafogli per un uso che non ti dico e non te li restituirò mai più senza tuo consenso, però non ti sto derubando. Cioè, il fatto che io ti abbia detto che non ti sto derubando mentre ti sto derubando non nega il fatto che io mi stia rubando dei soldi. Quindi non basta dire: ah, ma noi non facciamo consulenza finanziaria, noi facciamo formazione, quando poi de facto fai consulenza finanziaria. Andiamola a vedere questo. Fallo, sì, sarebbe come dire, che ne so, diffami una persona in live, ma io, esatto, non ti sto diffamando. Non, esatto, per diffamare, per me, ma... Per me sei un ladro, però non ti sto dicendo che sei un ladro, me l'hai appena detto. Cioè, non vorrei dire che sei un ladro, però sei un ladro. L'hai detto. No, ma facciamo vedere la parte importante del PDF sul Quantum AI, dove dicono... Oh, c'è sta assurdo. Vabbè, questo, yeah, non ci interessa, questi sono gli step. Andiamo, assurdo, su, andiamo, questi, giù. Questi sono gli step che... Ma non so, forse Anima ha mandato... C'è sta assurdo. Ma che vuol dire c'è sta assurdo? Eccolo.
Come Azzurri? Oh, Azzurri, che dici? Oh, Azzurri, ammazza, che te sei messa la parrucca? Uè. Bella. Sto pensando a cosa dice Surri. Surri! Cosa potrebbe dire? Fa proprio così, è l'intro di Surri. È proprio Surri. Fede, sei arrivato al momento Fede. Giusto. Adesso potrei guadagnare un po' di soldi con questo metodo. Ragazzi. Ciao. Cosa? Scusate. Ah, no, sei arrivato al momento giusto perché adesso ti spiegheranno come guadagnare un po' di soldi, visto che sei meno ricco di bandecchi. Fatemi sapere come diventare ricco, che me la passo un po' grigio ultimamente. Ecco, ecco. Sì. Allora, che pagina andiamo, German? Andiamo avanti, finisci qui. Tecnica? Vai. Prego. Ma perché dal Mac non me ne entra su StreamYard? Perché fa cagare. Lo fa il Mac. Il Mac, no. Purtroppo, ragazzi, è una iattura. È StreamYard che fa cagare, se permette. Ma io infatti non ho detto che cosa fa cagare, Ok. Non l'hai o StreamYard o il Mac, però... Però abbiamo Surri in alto a sinistra, che no, non ci fa leggere la parte lì al centro. Un attimo. Sì, sta a sistemare tutto, il poro chidano, non ti preoccupa. Sta tutto. Tra l'altro Surri con la I di Fedez, geniale. Cioè, sì. Gli sostituisce la fa... Grandissimo, questo ecco. È un grandissimo pezzo. Surri! Ecco, allora, vedete, clicca su Scopri in basso a sinistra, poi devi copiare, nella barra in alto digita Quantum Trade AI, dopo premi invia e trovate la nostra strategia. Andiamo alla prossima, Davide? Andiamo alla prossima? Eccola, una volta trovata la nostra strategia, fai clic su copia. Lascia le impostazioni, clicca su Trezza, scegli proporzionale al capitale e lascia valore 1, come mostrato in foto. Vai ancora giù. Vai ancora oltre. Perfetto. Step 9, clicca su Agree and Copy sarai ufficialmente connesso al copy trading. Perfetto. Cliccando in basso, vai giù ancora, cioè la prossima. Se è frizzato Surri oppure è bravissimo come Mimo. Ecco qua, guardate cosa c'è scritto. Questo è importantissimo perché è qui che potrebbe esserci il potenziale abusivismo finanziario. Mi raccomando, se non sei esperto di trading, evita di operare autonomamente. Lascia lavorare il copy trading e l'intelligenza artificiale. Qui c'è una roba particolarmente infida. Perché ti dice, attenzione, sembra tuo amico, no? Dice, fai fare a lui, ma per fare questa automazione, cazzo, tu devi essere una sim. Poi fai vedere, per favore, perché è là che mi sono triggerato, la risposta, quello screen che ti ho mandato, perché qui lo smontiamo pezzo pezzo. Ah, intanto specifichiamo una cosa, vabbè, per chi si fosse perso i passaggi, sono molto semplici, cioè scarichi. Sì, come devi fare. E la cosa divertente è però l'incongruenza tra l'ultimo step e la prima frase che abbiamo letto, cioè... Esatto, la responsabilità è unicamente tua. E poi qui no, però lascia fare. Cioè, quindi è un po' strana come cosa. Ma andiamo subito a vedere quale screen. Quale screen Dice? Perché lui mi dice: ti faccio rispondere da un ragazzo del progetto che mi risponde con la spocchia tipica del ciuccio e presuntuoso, cioè di uno che non sa un cazzo e pensa di colmare la sua incredibile ignoranza con un po' di arroganza. Ma l'arroganza abbinata all'ignoranza ti porta a fare figure da cialtrone. Perché me le apro tutte. Però lo andiamo a smontare. È lo screen che ti ho girato prima su WhatsApp. Sì, me le apro tutte perché non mi ricordo quale. Allora, non è questa, non è questo. No. Questo? No. Eccolo qua, bravo. Allora, questo fammelo leggere a me. Vai. Ora ti giro quello che mi hanno risposto dalle persone del progetto. Guardate già l'attacco, ragazzi, questo forse è uno che è abituato ad avere a che fare con i ragazzini e quindi li intimorisce con queste supercazzole paratecniche. Ma prima di parlare, io me lo immagino così, no? Questo tono da professore di sta ceppa, dovreste conoscere la differenza fra i vari broker che tu, capra, non conosci e soprattutto i metodi con cui questi ultimi guadagnano dai propri clienti. Qui è bellissimo, qui siamo oltre il cringe. Una regolamentazione Consob, che sembra quella che vi preme di più. Sai com'è, amico mio, la Consob è quella che dovrebbe tutelarci dalle sole, è quella che ti tiene sotto controllo, che mi garantisce che quella piattaforma ha determinate caratteristiche, no? E quindi, scusateci se vi chiediamo della Consob, siamo proprio dei rompicoglioni. L'acquisiscono solo piattaforme MM, guardate qui ancora il tono. Se non conoscete significa market maker, amico mio. Io ti spiego, ti insegno cos'è un market maker e questa è una puttanata enorme che mica fa capire che tu vendi una consulenza senza sapere un cazzo di quello che vendi, perché è una puttanata. Tra l'altro non è una non è che la regolamentazione, anche sbagliata la terminologia, è la Consob certifica che quella piattaforma
e può operare nel mercato, e non lo fa solo con i market maker, lo fa assolutamente anche con le piattaforme ECN. È pieno di piattaforme ECN che sono dell'altra categoria, che sono dentro la Consob, cioè che sono, scusate, approvate dalla Consob, regolamentate dalla Consob, ovvero che fillano, qui c'è questo English, fillano gli ordini dei clienti nel mercato B-Book. È proprio come dire la supercazzo tornate con scappellamento a destra, quello là è uguale. Questo significa che quando un cliente apre un ordine buy, il broker aprirà un ordine sell contro di lui. Una cazzata enorme! Non è affatto così! Il market maker dà praticamente liquidità al mercato, apre e chiude posizioni, ma non lo fa contro di te. Proprio questo non sa come funziona il sistema. Inoltre, le piattaforme che utilizziamo io, non so, mi segue, tutte sono regolamentate. Poi, vabbè, comunque lui dice... Quindi, inoltre, le piattaforme che utilizziamo io e chi mi segue sono tutte regolamentate. Regolamentato. Che vuol dire? I link non è regolamentato una sega. Questa piattaforma Vantage Markets, che tra l'altro ha mille link diversi, anche tipico di chi cerca di arginare i blocchi, no? Ti oscurano un sito, tu fai un dominio di terzo livello. È un messaggio che Anima ci ha inoltrato. È un messaggio inoltrato, vedi? Sì, esatto. Sì, questo è il WhatsApp di Germano. A me piacerebbe tanto averlo questo professore, perché gli smentirei tutto come abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo detto. Che tra l'altro, cosa intuite da questo messaggio? Che secondo lui, no, quelli che sono regolamentati dalla Consob fanno schifo e fottono i clienti, quelli che non sono regolamentati invece sono fighi. Però stai quasi ammettendo implicitamente che non sei regolamentato. No, no, l'ammettendo implicitamente, quindi loro non sono regolamentati, quindi non possono dire una cazzata, non sono nell'elenco dei siti della Consob. Io ti ho mandato anche altri due documenti, uno con quando vai, abbiamo Fede, fatto l'interpello alla Consob, e la Consob dice: guarda, questo sito non è autorizzato a raccogliere investimenti. Germa, c'è una domanda. Vai, vai. Ma la giurisdizione è italiana, cioè, perché lui sta a Dubai. Ah, scusa, non avevo sentito. Ti sentivamo prima senza le cuffie, ti sentiamo meglio. Sì, è vero. Chiedeva, ma cambia se è a Dubai? È italiana. Perché ora sta a Dubai? Bella domanda, Federico, allora ti spiego. Tra l'altro, questo broker è alle Mauritius. Allora, già fa ridere così un broker strafigo che va a regolamentarsi alle Mauritius. Qui tu pensa tu. Stai comprando un servizio di investimento da influencer e gente che sta a Dubai, tu che stai in Italia con un broker regolamentato in Australia che c'ha la sede alle Mauritius. Cioè, già così è un rebus. Che cazzo succede se perdo i soldi? Devi chiedere. Non ho sentito la risposta, volevo solo chiedere. Era una domanda intelligente? Sì, 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 assolutamente. Sì, grazie. La risposta... per ora io, in quanto Surri, mi sento di dare ragione ad Anima. Vabbè, ci sta, certo, fra amici, beh, comunque c'è è giusto. Un po' di conflitto di interessi, però sì, ci sta. Lo capiamo. Sì, comunque è che è un po' spalmato in vari territori, se ho capito bene. Bravo, esatto, sì. Questi stanno con la sede alle Mauritius, sono accettati in Australia, operano con influencer da Dubai, con gli italiani in Italia. Scommetto che tutto questo non è a caso, ci saranno sicuramente dei vantaggi, no? Ma certo, Poi ci sarà, in realtà, collegandoci a questa domanda, ci sarà un elemento interessante appena faremo entrare Palle Uomo, ciò che riguarda il portare qualcuno a Dubai, perché Anima, tra le tante cose che sponsorizza nel suo Linktree, c'è anche una sorta di come possiamo definirla, chiamiamola, ecco, trasporto eccezionale di qualcuno a Dubai per regolamentarsi lì, quindi è una cosa anche interessante. Però è il solito problema che ai tempi sollevammo anche con Big Luca, cioè tu come Anima stai pubblicizzando questo servizio e ti rivolgi a clienti italiani, anche perché è scritto in italiano, no? Però lo fai, come dicevi tu, da una parte Mauritius, poi Dubai, però se passi comunque nel canale italico con un pubblico italiano devi... essere regolamentato, cioè devi sottostare. E dall'ESMA a livello europeo, alle Mauritius sono molto più laschi, come dice la mia parte, molto più larghi nei controlli, e quindi per questo stanno lì questi broker. Sì. Ma poi voglio dire una roba importantissima, ti ricordi Davide, io spieghiamo, facciamo un minimo di educazione finanziaria, cerchiamo di farla semplice, se no ammorbiamo, ma questo è interessante. Lui parla dei market maker, nei quali possono rientrare anche i broker CFD, che sono quei broker che fanno delle operazioni particolari rispetto a realtà come ad esempio Fineco, cioè che cosa ONG, che cosa fa il broker? Facciamo un esempio, facciamo che Davide sa che le patate sono quotate 10 euro al chilo, ok? 10 euro al chilo oggi,
e l'influencer gli dice: Davide, investi su un chilo di patate oggi perché tra 3 mesi potrebbero raddoppiare di valore. Dammi i tuoi 10 euro al chilo, ne prendiamo 2 chili, mi prendo i tuoi 20 euro. Normalmente si dice che a quel punto il broker dovrebbe andare a coprirsi, cioè che vuol dire che prende i tuoi 20 euro, ok, e compra in quel momento 2 chili di patate, che valgono 10 euro in quel momento, ok? Fin qui lui si è coperto, perché? Perché se dopo 3 mesi il valore di quelle patate raddoppia e non costano più 10 euro al chilo, ok, come all'inizio, ma 20 euro al chilo, e tu a quel punto vuoi andare in profit, vuoi uscire, gli dici ridammi i soldi, se il broker ha comprato realmente le patate quando valevano 10 euro al chilo, le ha pagate 20 euro. Se il broker non le ha comprate per tenersi la liquidità in pancia e sperare che tu esca in perdita, e spieghiamo la differenza dell'uscire in perdita, quando tu gli chiedi i soldi delle tue patate che hanno raddoppiato, quello ti dà 40 euro, quindi ci ha perso 20 euro di differenza. Invece il broker come vantage che cosa sperano di fare? Tu Davide entri, le compri a 10 euro al chilo, gli dai 20 euro, loro non le comprano le patate. Le patate crollano del 50%, quindi tu hai perso il... non ho sentito Federico, non si sente, non riesco a sentire Federico, ha detto qualcosa ma non l'ho sentito. Sì, comunque c'è una ragione Federico, cioè hanno scritto questo è milionario, manco un cazzo di microfono. Cioè, io se sentivo poveraccio... raga, l'ho appena comprato, è nuovo e ora si sente, ma è staccato però, ma è spento, non stai usando. Ma io vado su StreamYard ma non funziona, cioè. No, mo si sente, è solo un po' basso, però Chrome, se sente. Devi scaricare Chrome adesso. Scarico Chrome. Dimmi, scarica Chrome. Scusa. è vero su Safari dà problemi, scarica Chrome. Stavamo a pensare, che boomerone. Quindi Safari, vabbè, comunque tu hai comprato queste patate a 10, sì, il giorno 1, dopo 3 mesi queste patate valgono 5, ok? A quel punto tu sei depresso, sei frustrato, hai visto che il tuo capitale, da che avevi 20 euro di soldi, te ne sono rimasti la metà a 10 ed esci. Visto che il broker non aveva comprato le patate, ti dà solo la differenza. E ci ha guadagnato 10 euro. Chiaro. Ovviamente questo schema è rischioso, perché se tutti escono in positivo o molti escono in positivo, il broker ci rimette soldi. È chiaro. Cosa diversa invece quando il broker va a comprare le patate a quel valore di mercato. E quindi poi, se ti deve ridare i soldi indietro, c'hai gli stessi soldi che aveva all'inizio. Questo spero di aver spiegato. Poi magari lo facciamo per iscritto. Sì, sì, poi magari se riusciamo leggiamo anche un po' di domande. Nel frattempo, ragazzi, se avete qualche domanda secca, ditemelo. Allora, faccio vedere anche un po' di screen. Allora, qui abbiamo gruppo consulenza. Bravo, qualche video pure per la crescita personale. Sono semplici consigli dati da un passaparola. E qua Anima, vabbè, direttamente, che dice: non ho specificato che consulenza sia, ma si può chiedere ciò che si vuole. Ovviamente su YouTube, social, crescita personale o una chiacchierata, si va una bomba con la consulenza. Per quanto riguarda la finanza, sono un consulente finanziario, ma se me lo chiedono posso indicare io come mi sono mosso, poi ognuno trae le sue conclusioni. Ma ho letto bene o non? Ma no, forse manca un non. Spero. Per quanto riguarda la finanza, sono un consulente finanziario. Ma se me lo chiedono possono indicare io, forse manca un non qui, Aspetta, Anima. Qui forse non sono, sì, forse non dopo sono, ti sei scordato un non, forse... Sì. Ma l'ha già modificato, vedi c'è sta scritto sotto. No, però sai, non voglio fare il sarcastico, forse è vero, perché dopo dice, ma se me lo chiedono, cioè dice, ma... non sono, no? Sì, appunto dico. No, esatto, non è ironico, cioè seriamente si è scordato un non, però è importante, ragazzi, anche perché poi l'ha modificato, come diceva Gianluca, il messaggio, quindi Anima, attento a ste cose. Perché, cioè, ta rischia di essere un consulente finanziario. E vabbè, ovviamente poi, quindi leggiamolo per come dovrebbe essere. Non sono un consulente finanziario, ma... Ok. Poi... Se me lo chiedono, posso indicare io come mi muovo? Cazzo c'entra? Cioè, tu o sei un consulente finanziario o non lo sei. No, non è che lo è, dire... però do i consigli. Vabbè. Però do i consigli perché ho fatto investimenti in anni. Cazzo c'entra? Di essere abitato. È come dire, ah, guarda, non sono un medico, però ho fatto varie operazioni... al cuore aperto, quindi se vuoi ti posso operare. Esatto. Cioè, devi essere abilitato. Poi questo è il suo Linktree che trovate anche su Instagram, e qua c'è, vabbè, WhatsApp, contest, offerte Amazon, Telegram, gruppo Telegram, email business, vuoi aprire la partita IVA? Ah, questo l'abbiamo visto, vabbè, Fisco Zen. Anche commercialista. No, questo qua in realtà non è un qualcosa di problematico, loro sono professionisti seri, Fisco Zen, da quello che so, l'avevamo anche commentato. È un placement che fanno in molti, sto placement. Sì, quello è... un po' là, in realtà.
E poi c'è questa cosa interessante: vuoi trasferirti a Dubai? Che approfondiremo dopo. Entra in American Express, no. 180.000 punti gratis per te. Mazza, fa un sacco di cose sto anima. Poi l'affiliazione sì con Amex, vabbè, lì niente di illegale. Eccola qui. Allora, qui la uscita la cosa della Consob. La mitica Consob. Sì, esatto. Vediamo richiesta un po'. Richiesta di informazioni. Vai, vai. Richiesta di informazioni sui siti vantagemarkets.com/it e Alessandro Stark. Questo è un altro presunto trader che fa i soldi con te, anche lui che promuove sto Vantage. Si fa riferimento alla richiesta di informazioni e dice: è presente nessuna delle società dei siti né presente negli elenchi dei soggetti abbiati a prestare servizi di investimento in Italia. Ragazzi, è italiano, non è che lo può interpretare, no, ma però poi in realtà questo non è contestabile. Con l'occasione si rammenta che l'esercizio professionale di servizi è riservato ad operatori utilizzati e iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica del processo dei requisiti prescritti per legge, ad esempio quelli dell'onorabilità. È per questo che pur il pregiudicato Matteo Sabba non si potrebbe iscrivere in nessun albo per i consulenti, anche perché è condannato per truffa e appropriazione indebita in via definitiva. Ai sensi bla bla bla, pertanto la prestazione di servizi di investimento da parte di soggetti elencati deve considerarsi abusiva. Aia. Ok? Indica, fai leggere quella parte che non si legge, tale fa indica tra l'altro, poi ci siamo io e Federico a destra, in quanto in contrasto con le norme di settore che regolano la prestazione di servizi di investimento, no, tale fattispecie integra tra l'altro il reato previsto dall'articolo 166. Grazie Ciabatta, sì. Grazie Ciabba. Purtroppo è un reato, ragazzi, purtroppo quindi... sì. È un reato, è di anima. Quindi è una roba penale, ogni reato è sempre penale, tant'è che reato penale non si dice, no? Sì. Quindi è penale. Allora, non è, ma capiamo... Non è potevi dirmelo in privato. Cioè, questa è una cosa grave. Tu stai proponendo una piattaforma che non è negli elenchi della Consob. Se domani questo broker sarà, tra l'altro, che di quelli che non deve piazzare gli ordini a mercato, come abbiamo detto, a differenza di altri, cioè, come ho detto, può non andarti a comprare le patate ma tenersi i tuoi soldi in pancia, e quindi è ancora più in conflitto di interessi, perché a questi broker... Se tu esci fuori, gli dai 1000 euro e fai 1300, quei 300 euro per loro sono un costo. Ho capito come usare Streamyard io stasera. È come il banco, c'è palle uomo, regà, quasi senza come il banco problemi. Delle scommesse sportive. Bella palle. Se palle tu screen, screen vinci, allora meno, eccolo qui, eccolo qua, guarda che bello. Ciao palle, sei arrivato proprio ciao. The more clients you refer the greater you. Allora, devo fare solo una domanda, perché vedo un Federico un po' afflitto. Vai. Com'è la situazione lì? Si sente? Allora, ma io ho scaricato Chrome. Ti sentiamo però. Ti sentiamo, Federico? Io ho scaricato Chrome, ma non mi apre comunque... Ma se, scusa, non voglio rubare tempo, perdonatemi, ma se io sono andato su StreamYard, ho acceduto al mio account, come non c'è una stringa dove posso mettere il vostro URL? No, devi seguire comunque il link che ti abbiamo mandato da dove l'hai preso, da WhatsApp. Mettilo nella barra degli indirizzi, fai un copia e incolla, nella barra degli indirizzi di Chrome. Vabbè, ma comunque le sentiamo adesso. Adesso ti sentiamo. È la cosa più avvincente di questa live. Sì, guarda, era divertente. Ogni Simone, tanto staccavo su di te. Mi hai anticipato. Chrome 1, Fedez 0. Però Surri, ma so 15 anni che fai i video sul web, ancora ti impara a fare queste cose, Surri. Ma minchia, raga, io Minecraft. Non c'è un amico bravo col computer che ti installa i driver della stampante? No, non ho amici. No, comunque mo si sente, non facciamo ulteriori danni, mo si sente. Pure allora, te Germano ne parliamo, prima, col microfono. Prima di torniamo un attimo al dunque. Allora ragazzi della chat, avete delle domande? Guarda qui, tu addirittura qui c'è un preventivatore. Aspetta Germano, aspetta, sennò ci perdiamo che c'è tanto materiale oggi. Voi in chat avete domande? Vi sembra chiaro fino a questo momento il problema? Vai Fede. Ho una domanda, perché mi sono perso il pezzo iniziale, quindi Anima fa delle sponsorizzate dove ti dice investi dei soldi e diventa ricco, giusto? Consiglia sì. Non dice proprio diventa ricco, ma ti dice creati questa cosa, una seconda entrata, fai trading. Abbiamo messo, sì. Però lui fa una comunità. Il sottotesto è qua. La mia domanda, che non è, cioè perché a me aveva adesso capito Anima, la crocifissione, ma la domanda è, ma la Consob, cioè io so di gente che in Italia ha fatto robe torbidissime e la Consob non ha fatto un cazzo. Cioè la Consob è così capillare e veramente tutela le persone? Domanda.
Bella domanda. Federico, questa è una domanda da un milione di dollari. La Consob, come tutte le authority, le autorità garanti, spesso dietro anche l'alibi, diciamo, comprensibile della mole enorme di segnalazioni che arriva, non riesce a star dietro a tutto. Tra l'altro la Consob ti oscura un sito e ti dice che è abusivo, tu tempo 30 minuti puoi fare un secondo sito e per puro caso ovviamente vanta già 3-4 URL diversi, 3 domini diversi, e hai arginato il blocco, e poi la Consob dovrebbe rifartelo nuovamente all'infinito. Ok, quindi oggettivamente non è facile per la Consob monitorare, intervenire, tutelare. E per quello che io dico sempre è la miglior forma di tutela è la corretta informazione, la prevenzione. Cioè prima che tu investa i tuoi soldi, io cerco di farteli risparmiare. Ma del resto facciamo serviamo per... anche a questo, per dare una mano alla Consob, no? Esatto. Dove la Consob non può arrivare. DCM. Se sì, volete sotto banco, poi vi do altre cose. Però ormai l'ho detto, quindi si capisce che poi ve lo faccio io. ti sei bruciato da solo. Mi sono autosnicciato, raga. Come l'altra volta con Dichele. Ma te l'ho mandato io il video. Qualcuno scrive la Consob si attiva solo per pubblicità. Diciamo che questo è un po' un approccio dietrologico, però è chiaro che magari la Consob, sai, si attiva per quelle cose che fanno clamore. Ah, abbiamo bloccato questa attività famosa di un personaggio famoso, no? Però io, ecco, guarda, Fedez... conosco... ecco, però io conosco il caso specifico di gente famosa, robe di cripto. Passaci tutto, che ce famo conto. Bravo, quella andrebbe denunciata, questa cosa. Andrebbe forse denunciata. Forse anche già trattato un minimo, se ho intuito bene. Sì, stacca tutto. Stacca tutto. Stacca. Ma... da Greenbaud, quindi eccoci, raga. Siamo live, eccoci. F5. Siamo cresciati, abbiamo perso NDI. Ma... dicevi, Fede, il tuo consiglio a tutti? No, dissi che il mio consiglio è non investite in un cazzo. E che due anni fa o l'anno scorso io feci un discorso da Greenbaud dicendo: guardate, io non sono un esperto di NFT, ma a sensazione mi sembra una bolla. E tutti a dirmi: non hai capito la blockchain, noi cambieremo il mondo, raga, vai. E se lo sono presi tutti, si può dire. Sono finite le scimmie. Hanno perso solo il 98%, non è che dai, c'è ancora una piccola percentuale residuale. Tra l'altro, cioè, Federico ha detto stacca tutto ed è saltato BS, cioè fantastico. È assurdo, si è impallato tutto qua. Davide, finiamo solo su sta cosa dei referral, no? Che è importante per far... Sotto diceva, quindi più clienti tu porti, più guadagni. Allora, facciamolo vedere. Campa di questo un broker. Sì, un po' tipo la scuola per ricchi, no? Sì, guarda, addirittura ti dice quanto guadagni al mese. Stronzi. 100 clienti fai $70,000 al mese. No, vabbè, ma facciamolo subito, regà. Abbiamo risorto la povertà nel mondo. Ma manco Vanna Marchi, cioè qua stiamo ai livelli di Vanna Marchi. Poi tu vai avanti, è proprio un preventivatore, praticamente con 100 clienti fai $70,000 per month al mese. 70,000 al mese, regà, top. Porco cazzo, perdonate il francese anche qui, ma come fa uno a pagare sta cifra con 100 clienti? Sapete che vuol dire? Ve lo dico io che vuol dire. Che una marea di clienti portati da questi improvvisati, tipo il collaboratore che vedevo prima, guardate un po' il caso, cosa assurda, perde una vagonata di soldi, esce in perdita, e quindi... io vi faccio un conto a occhio, no? Se mi paghi €70,000 per 100 clienti, ragazzi, quanto vuol dire che io prendo da quei clienti? Cioè, questa roba è un boomerang per la credibilità del broker, che tra l'altro ha pessime recensioni, se andate a vedere, al tipo 3 di media. Cosa strana, perché di solito questi broker pagano un fottio per avere fake recensioni positive, quindi questo manco ce l'ha o non ce la fa. Comunque, se dai $70,000 al mese per 100 clienti, vuol dire che quei 100 clienti ti portano almeno 10 volte tanto, ma almeno, minimo. E attenzione, Davide, questo lo voglio precisare, ti portano, vuol dire che ti lasciano in piattaforma come perdite quei soldi, perché se se ne vanno in profit, se chiudono le posizioni in profit, tu ci perdi. Quindi se anche solo il 50% di questi 100 clienti uscisse in profit, sarebbe un costo. Tu considera che poi in più Vantage ha i costi di gestione,
tutta la parte commerciale, dei consulenti, chi ti fa la... cioè, c'ha dei costi di struttura enorme. Infatti molti broker, quando il mercato era in cosiddetta bull run, quindi erano in, era in clima rialzista, stavano saltando. Erano Vabbè, ma non è uno schema Ponzi? Non lo assimilerei a uno schema Ponzi, che tu dici i primi che entrano guadagnano, poi quelli che arrivano alla fine no. In realtà no, è proprio un gioco d'azzardo, Federico, un gioco d'azzardo dove il banco... è scoperto, nel senso che il banco ha i tuoi soldi, ok? Cioè il banco, i soldi, che i 100.000 euro, tu che sei milionario, che vai a dare a Vantage per farne 200.000, quei 100.000 euro Vantage non va a comprarci i titoli, questo vorrei che fosse chiaro, non compra i titoli con quei soldi. Sì, aspetta che vadano in perdita. Vede che cosa succede, bravissimo, se li tiene in pancia, se poi va in profit e tu vuoi uscire a 120, ci hanno perso 20.000 euro. Se tu esci a 70, ci hanno guadagnato 30.000, esatto. Loro, quindi, qual è loro... che tu vada in perdita. Esatto, poi diranno, no vabbè, ma questo sono d'accordo, non significa che loro ti facciano per forza andare in perdita, no, ma il modello di business, amici miei, è quello lì. Cioè, se non... tu perdi, loro guadagnano. Guardate qui, questa è una roba della... Allora, Consob, questa sì, è svizzero, Consob ha ordinato il blackout di 8 nuovi siti, tra cui quello che abbiamo menzionato prima. Vantage Global Limited. 7 per abusivismo finanziario, e poi c'era scritto che era sotto... c'è proprio scritto illegali per prodotti o servizi illegali, quindi lo ribadiscono anche qua. Certo, esatto. Eh sì, per illegale. E guardate un po' che c'è. Vantage Global Limited. Vantage FX, guardate. VantageFX.com, VantageMarkets.com e questa pagina secure.vantagemarkets. Massa, ma sono belli carichi, c'hanno parecchi domini. Allora tu immagina se Fineco avesse Fineco, Fineco Market, Fineco Trading, Fineco Global. Cioè sono proprio quelle classiche realtà che hanno 5-6 domini. Che cazzo ce ne ha fatto? E io dico, davanti a tutto questo, davanti alle evidenze, mio caro anima, come puoi continuare a diffondere ciò sui tuoi profili? Uno youtuber decennale con una credibilità da mantenere. Bravo, quindi domani facciamo piazza pulita, dai. Cioè cestiniamo tutto, perché non si può fare, no? Mi sembra evidente. Non si può fare. Lui ha fatto solo delle storie, solo. Cioè, fa delle storie, c'ha il gruppo Telegram, gruppo dove Telegram risponde, cioè nel senso è anche attivo. L'abbiamo mostrato prima. Ma secondo prima. Voi, vi faccio una domanda, ma c'è qualcuno che veramente dà i soldi per ste robe, raga? Come? Non hai idea, ma di davvero? Quanti? Ma però scherzi. Raga, io torno al vecchio detto della vanna, oggettivamente, cioè come fai ad investire ad una roba così? Cioè, io anche adolescenti molti il coglione va inculato che... diceva non disse roba quello. Che no diceva quello però io per quello come ok ma no, mentre pensavo non so troppo in allora disaccordo. in realtà pure questa è una cosa interessante perché abbiamo la mia domanda è secondo voi c'è veramente cioè qual è il tasso di conversione poi questo non lo so su Anima non lo so però in generale in generale abbiamo portato anche un altro esempio, vediamo se facciamo in tempo a vederlo, di due, diciamo, influencer, uno lo possiamo dire Massimo Boldi, due influencer per i grandi, cioè quindi per un target diverso da quello di Anima. Allora, i problemi sono vari, uno che possono esserci ragazzi magari molto giovani, due l'ignoranza, l'ignoranza che abbiamo su questi temi, Federico, perché al di là dell'ignoranza finanziaria... Scusate, mi sono espresso male. Non metto in dubbio che sia una cosa sbagliata e che cioè, non vada bene. Stavo semplicemente, semplicemente entrando nel merito, pensando quale può essere il tasso di conversione di una roba del genere che comunque un po' a naso lo percepisci. Federico, ma se tu domani ti metti a vendere una roba del genere, tu con la tua platea, no? La credibilità che hai alla tua platea, o Massimo Boldi, ti assicuro che trovi tanta gente che si ma fida. Ma io vado in galera, quello io vado in galera. Non so se vai in galera perché ti devi impegnare in Italia per andare in galera, soprattutto sui radio patrimoniali. La domanda è legittima, nel senso che io pure mi sono chiesto negli ultimi anni, ma Anima a livello, diciamo, di credibilità, quanto riesce a convertire? Questo sarebbe interessante, dovremmo chiedere a lui, ma tanto tra un po' entra, quindi lo possiamo chiedere a lui. Di sicuro è uno che dei numeri li ha, anche se non come ai tempi, e di base va però comunque si capisce che ha fatto una mutazione un po' da guru, no? Cioè, però purtroppo qualcuno, Fede, è sempre affascinato da quell'immaginario, altrimenti molto semplicemente il mercato avrebbe già distrutto tutto. Perché spuntano come funghi?
Esatto, perché c'è gente che compra. Perché ragazzi, c'è richiesta. A mio parere siamo alla scia finale, ragazzi. Sì, anche secondo me. Per fortuna. Anche con secondo le cose me. Che fate voi, siamo proprio alla scia finale, finita. Che gente... Speriamo. Però sai qual è il fatto? Che tanto in ogni epoca cerchiamo sempre la soluzione facile. Sì. È così, per avere il fisico in poco tempo e non fare troppo sforzo per troppo tempo, soldi facili. In qualche modo c'è sempre una forma diversa. Vanna Marchi era così, poi sono arrivati questi altri che ti promettevano soldi in un modo, cripto, trading, cioè ci sono tanti modi diversi per vendere la stessa cosa, cioè la felicità senza sforzi, il soldo senza sforzi. Qua il sogno è tipo ti vendono la ricchezza, cioè sì, diventerai ricco, ragazzi, con i nostri corsi. Non finirà mai, è come dire ma magari i ladri non ci saranno più, ci saranno sempre quelli che si faranno fregare, perché noi commentiamo, noi abbiamo un bias nostro, no? Noi ragioniamo con la nostra testa, tutti tendiamo a farlo, dire ma io non ci cascherei mai. Chi conosco io non ci cascherebbe mai, e quello è il nostro errore. No, ma non è detto che se venisse. Poi magari ci caschi anche tu in un momento di fragilità. Cioè, a me non è mai capitato, ma io non metto in dubbio che potrei cascare se viene uno, cioè, che proprio ci si mette bene. Potrei cascare, per l'amor di Dio. No, ma dico poi, che magari... queste cose qua sono fatte anche male, cioè, non so come dire, cioè, non sono fatte neanche bene. Sì. Ma è fatto, guarda, si prende l'influencer che sta a Dubai, è fatta apposta. Si prende l'influencer che sta a Dubai, magari qualcuno che è seguito da un sacco di ragazzi che vogliono essere come lui, quindi per arrivare a essere come lui dai per scontato che devi fare tipo queste cose qui. No, ma non solo. Secondo me parte preponderante non sono così scemi, secondo me. La maggior parte, per fortuna, no, però comunque c'è una fetta di persone che ci cascano. E l'abbiamo visto. Sì, esatto, e non è che se ci caschi sei scemo. No, ma l'abbiamo visto anche nel nostro esempio su Twitch. L'abbiamo visto con Matteo Saba, che tra l'altro poi tornerà per una cosa che dovrà dirci Palo Uomo. L'abbiamo visto, cioè una cosa che sembrava assurda, no? Matteo Saba, adesso vi posso dire una cosa? Ahia. Vi dico una cosa invece, Matteo Saba su alcune robe è molto bravo, io non sapevo chi fosse, e l'ho beccato su un treno, Frecciarossa, una volta. Ah, dai! Oh, scusa. Sì, questa ci interessa, sono curioso. No, l'hai beccato su un treno? Che senso? E devo dire, adesso questa è stata la mia personalissima sensazione, quindi sto dicendo delle cagate. Sì. Però... lui era nel... Come cazzo si chiama l'ultimo vagone del treno del Frecciarossa? Quello, il bar, il vagone, cioè, cinema, no? O il vagone... Business, vagone, no? Business, sì. Oh, ma l'ultimissimo, quello... Vabbè, quello sì, ho capito qual è. Tipo quella camera iperbarica là. Okay. Esatto, no? Io ero lì e c'era lui che parlava al telefono a volume altissimo. Cioè, Montezemolo. Quasi per farsi sentire. Quasi? Dicendo, adesso se abbiamo delle cose di petrolio, no? E cazzo, se io... Ma secondo me t'aveva visto, Fedez, plastica, secondo me ha fatto così. Oh, c'è sta Fedez, Montezemolo, guardi, stiamo investendo un milione di euro. Dopo che ho visto chi era, ho avuto quella sensazione lì, ma se non avessi saputo chi era... Magari mi avrebbe pure intortato, capito? No, ma infatti è quella la cosa che... Ma poi dipende... Ma lui per certe cose aveva il suo carisma, cioè ha tuttora, poi fortunatamente sono uscite fuori le cose anche grazie a noi, Germano, però... Cioè anche poi, sapete, in momenti particolari della vita, non si sa mai, cioè si può cadere preda di tutto questo. Comunque velocizziamo perché tra poco deve entrare Anima. Allora, Davide, una cosa importante, una provocazione, ma se anche ci fossero delle persone che hanno subito uno sfratto neuronale, che hanno uno svantaggio cognitivo, quindi che sono scemi, diciamo così, esiste la circonvenzione di incapace, cioè non è che tu se freghi uno scemo, cioè ho fregato 10 scemi, sti cazzi scemi loro, è ancora più grave che fregato gente scema, no? Germano, il mio non era un dire sminuire la cosa, era interrogarmi. No, ma questo l'ho capito. Potrebbero essere caduti nella trappola. Cioè. No, ma questa infatti è la mia battaglia personale, per dire, ma anche se fosse uno, cioè, sarebbe un problema enorme. No. Sai, secondo me, per quale motivo ce ne stanno parecchi? Per il semplice fatto che è una cosa super diffusa e super richiesta, lo fa letteralmente chiunque, pure chi non ha basi di nessun tipo, anzi, soprattutto se vanno a colpire il pubblico di quelli proprio che fanno tutt'altro. Se questa cosa invece non andava,
fa, questa gente non investiva tutti questi soldi, perché questi influencer che sponsorizzano questa cosa sono pagati. Quindi sicuramente ci sta un ritorno. Esempio, do 2000 euro all'influencer e sono sicuro che mi ritornano indietro più di 2000 euro. Quindi purtroppo. Ma tipo i video che abbiamo visto, i video che abbiamo visto di Mara Venier, vi ricordate che consigliava il Forex? Se vedeva che la bocca e l'occhio andavano do cazzo. Ma infatti, per questo dicevo che abbiamo anche esempi di. Mi è da dire come cazzo fai a cascarci. Infatti, abbiamo portato oggi anche esempi che non c'entrano con Anima, ma c'entrano con questo discorso di, diciamo, due influencer per i boomer. Però magari ci andiamo dopo quando esce Anima. Allora, l'ultimo contributo, poi lascio la parola a Palle Uomo, poraccio che ancora non ha parlato. Allora, questo è un video in realtà che vedi, per rispondere a Federico, no? Che se n'è andato, però alla sua domanda, cioè, ma ecco, fai. Era per dire che comunque Anima è molto infatti, attivo. Si è chiamato Federico dall'inizio, è Surri. Sì, c'è scritto Surri. Scusate, mi confondo con la I, è fatta molto bene. Surri. Lui è molto attivo su questa cosa. Non è che si è limitato solo a mettere due storie. Cioè, bravo, continua a lavorare costantemente per questo progetto. Non quindi è la classica smarchettata. Ci prende la percentuale. Perché che tipo di rapporto c'è tra lui e questa esatto, qua. Infatti sì. Sarà una ci avrà una percentuale al 100%, perché se doveva sponsorizzare... Non si può escludere nessuno scenario, cioè né che sia parte... socio, cioè non si può escludere nulla in questo caso. Sì, non abbiamo nessun elemento. Comunque, questo qua è il gruppo. Benvenuti, questa è Anima che scrive, vedete? Anima Sasha. Qua intanto faccio partire. Il nostro servizio è gratuito. Guadagniamo una percentuale sui profitti. Se tu guadagni, noi guadagniamo. Qua manda questa i PDF. Anima, ho 15 anni, secondo te posso farlo oppure no? 15 anni non può fare trading, siccome il broker non ti fa aprire il conto, ma può farlo un tuo genitore se vuole. Cioè, sta roba pure fa molto ridere. Cioè, che entrano i 15 anni sul gruppo. Che li lasci perdere tutti i fan minori. Ma io cazzo, un 15enne gli direi cazzo, ma vai a toccare le femmine, cheat troisi, no? Invece di pensare di investire soldi non puoi sul trading. Femmine consenzienti, ovviamente. Non si parlano le signorine, no? Non si parlano. Ho detto citato troisi, che mo' siamo nel 2023, dissociatevi pure. Questo copy è gestito da me. Conosco chi ci lavora dentro e funziona bene, se no non sarebbe qua come topic dedicato. Cioè, ragazzi, io lo ripeto, qua sta continuamente mettendo la mano sul fuoco per un'altra persona, ok? Servizio qui. Ma è un bot, un copy. Se ne assumerà le responsabilità. Certo, però siamo qui per questo, mio caro Gianluca, perché non voglio continuare ad ascoltare le persone che mi vengono all'orecchio dicendo ma perché non mi hai avvertito? Sei tu che devi fare controlli, se sei in buona fede. E spero che Anima sia in buona fede. Leverà tutto quanto domani, se in buona fede. Me lo auguro. Subito. Sì. Ciao Sasha, è dai tempi dei primi video che ti seguo. Guardate che interessante per rispondere alla domanda della conversione. E ti vedo ogni giorno su YouTube o su Instagram. E non ho mai creduto né provato a fare queste cose online. Però voglio fidarmi di te, perché in questi anni mi hai dato tanto con i tuoi contenuti. Quindi proverò questo percorso di copy training e speriamo bene. Aggiungo una cosa. Io mi vergognerei a guardarmi allo specchio. Allora, farei male. Io, tra l'altro, vorrei. Poi? Cosa? Sono interazioni vere. Secondo bravo, stavo per dire. Alcuni messaggi me sembrano un po' strani. Soprattutto perché quando si utilizzano quelle cazzo di emoji. Seguo così e voglio fare il forex. Bravo, cioè mi sembrano scritti da soli. Sì. Bravo, mi sembrano interazioni. Qua lo dico, sembrano però, non ho la certezza. Sembrano interazioni fasulle. Poi vabbè, raga, evitate. Se fate cose fasulle, non so se sia questo il caso, evitate di mettere ste cazzo di emoji che fanno perdere credibilità con sto pugno così. Cioè, io le utilizzo a presa per culo di chi lo utilizza, ma seriamente, no? 14 proverò, capito? Proverò a fare questo copy trading. Se vuoi più informazioni puoi chiedere a me o agli altri admin. Siamo tutti trader che lavorano con Sasha al progetto del copy trading. Ciao Sasha e Timmy. Chiedevo se Tim, quindi, se potessi iniziare con meno di 500 euro. Ciao caro, è consigliato avere almeno 500 euro di saldo per permettere una copia proporzionale. Capitale minimo investito suggerito, 500 euro, altro che non facciamo, non ti diciamo. Mi dici anche, e questa domanda pure mi pare il classico assist della finta intervista, tipo quella di Nicola Zamberlan con le finte domande dei finti ospiti. Sembrano tipo le facce, sembrano le...
le frequently asked questions di un sito, però spacciate per messaggi su un gruppo per messaggi, magari è tutto vero, noi siamo malpensanti, però vabbè, ma anche fosse vero è problematico lo stesso, cioè. Se è vero sarebbe ancora più grave, se è vero sarebbe ancora più grave secondo me, quindi qua non se ne esce nessuno dei, diciamo, qua è cringe, oserei dire. Beh, posso dire, se Anima dovesse entrare, cioè per, diciamo, pulirsi la coscienza e uscirne bene da questa situazione, innanzitutto dichiarare quanto ha guadagnato da sta roba qua. Bravissimo, top. Restituire i denari immediatamente. Capirai, penso che dovrei però passare sul suo cadavere. Secondo me bisogna sempre dare una chance alle persone. Io lo spero. Cioè, certo, ma io certo lo spero. Surri. E lui la chance ce l'ha, è dichiarare in trasparenza quanto ha guadagnato e restituire quello che ha preso. Cioè, ok, sta entrando, ragazzi. Adesso lo faccio entrare. Si riuniscono, raga. Vai. Chi manca, vai, poi chi è l'altro? Dovrebbe entrare, ma non so se entrerà anche uno del gruppo, magari del team. Del suo team. Dai, e poi si vola tutti quanti sul a proposito del restituire, Davide, tu lo sai bene, te l'ho raccontato la settimana scorsa. Un guru del dropshipping ha restituito in live da Fuflix 30.000 euro. A due ragazzi, Madonna, che stavano raccontando la loro brutta esperienza. Lui mi ha chiesto di entrare, l'ho fatta entrare, ha cercato di arrampicarsi un po' sugli specchi, alla fine, spinto dalla chat, ha rimborsato in diretta 30.000 euro con un bonifico istantaneo. Quindi quello che dice Federico non è una follia, eh. Cioè, è stata la prima volta che ho visto fare una cosa del genere in diretta, però c'è stata. E lui l'ha fatto per recuperare la credibilità, per dire no, io non anche Logan Paul l'ha fatto. Sì, l'ha fatta in diretta proprio, è assurdo. No, Logan Paul no. Comunque finisco qui, ragazzi, ciao Sasha, sono arrivato al livello 3 di autenticazione, cosa intendi? L'ultima parte, quando ti chiede la documentazione della verifica di indirizzo per il prelievo, è per far vedere che non sei un bot in teoria, ok? Posso partecipare, scrive Marco, scrivimi in privato Daniele, così risolviamo. Non ho ricevuto le credenziali del conto trading, come devo fare? Se hai bisogno puoi sempre chiedere qui sul gruppo. Ciao Sasha, mi potresti dare dei consigli per iniziare a fare trade online? Premetto, ho 14 anni. No, vabbè, ma il mio sogno è avere soldi e sono sicuro che tu di consigli me ne puoi dare, grazie! 14 ma va anni! Ma va a trovare i diamanti su Minecraft! Ma va a trovare i diamanti su Minecraft! Devi prendere questi insegnamenti di Surri. No, c'è Luca, tu non è la mentalità imprenditoriale. Se ti apri una playlist dei Surri di Minecraft, sono tipo 800 episodi e passa pure. Cioè, hai capito? Guarda qua, guardate qua, regà, uno che si chiama Dio. La maggiore età. Ma You Dooler, come si chiama? Secondo te è buono per me, per uno come me che ha 15 anni? Cioè, ragazzi, questo è il target. È ma stiamo scherzando, minorenni, ragazzi, sì. Regà, poi tra l'altro, ecco, se interviene anche la questione minorità, secondo me i problemi sono tripli, ma certo, e aggiungo un'ultima cosa, adesso poi tanto sta entrando, prima la domanda sul fatto che lui vendesse la felicità, i soldi eccetera, anche nell'intro che abbiamo messo prima, lui lo fa costantemente, cioè lui costantemente su Instagram dice io ho raggiunto la mia indipendenza finanziaria facendo vedere lusso sfrenato, anche voi potete Dubai, se mi ascoltate, cioè, vende il sogno ogni giorno, motoscafo, cioè, a Dubai. Su questo secondo me è importante, cioè noi che comunque secondo me conosciamo un po' da insider l'ambiente, no? Io quello discografico, quello musicale, voi quello dei content creator, cioè possiamo dire che l'80% raga fanno finta, sì, cioè veramente ve lo dico col cuore, di sì. Fanno finta, raga, sì. Perché quando li hai non ti viene da fare così. Bravo. E se ti viene, no, se ti viene magari ti viene per un mese e poi ti passa, poi ti rompi coglio. Ma la maggior parte, più che altro si vede all'inizio, si vede quando uno magari passa da vecce, che ne so, scarpe bucate, a magari vabbè, ha guadagnato ma ci può essere quello che è opulento di suo, ci può essere uno che ha l'anima opulenta. Sono d'accordo, sì. Però io posso garantire, raga, perché molti li ho gestiti, li vedo, li conosco. Raga, non vi immaginate chissà che roba, vivono bene, sì, ma non cioè, sono molto bravi a costruire, a gonfiare una narrazione che va oltre ciò che loro hanno veramente, non so come dire. Forse fake it until you make it. Ma forse tipo più che fanno finta del tutto, come tu dicevi, gonfiano di 10 volte quello che sono, cioè guadagnano, che ne so, 10.000 al mese netti, che è una buona cifra, ma si pongono come se fossero milionari, come se ne guadagnassero 100.000, perché
sopra una certa cifra, simulare di essere ricchi, soprattutto a Dubai, è molto semplice. Molto a Dubai facile. La vita non costa così tanto. Ragazzi. C'è chi i soldi dell'altri. I soldi dell'altri sono tutti fenomeni. Li mortacci vostra. Chissà di chi stai a parlare. Ma io parlo in generale, poi comunque arrivano ai diretti interessati. Allora ragazzi, stiamo facendo l'aggiornamento di StreamYard, scusate un attimo, perché possono entrare al massimo 6 persone, quindi adesso aggiorniamo StreamYard. E vabbè, se vuoi io, tanto sono inutile. Ma sono in 3 tanto, quindi mo lo aggiorniamo. No, tocca fare la reunion dei Mats, dei Mates. Sì ragazzi, comunque c'è un altro messaggio molto interessante che dovete ascoltare. Michele, Michele scrive: ottimo, dai, con quanto mi consigliate di iniziare? E oltretutto, se il primo mese ad esempio su 1000 euro si fa 1000 euro di profitto, il mese dopo si parte con 1100, giusto? Quindi è un business esponenziale? Come diceva Simone, sembra proprio una fac. Sì, sì, sì. Dai. Ah, Davide, ma non abbiamo fatto sentire il commento dell'esperto che ho sentito io? Quello del minuto, ti ricordi che t'avevo già quell'audio? Ci provo, che era tosto proprio, era forte proprio, perché spiegava, se riusciamo a metterlo quello prima che entra Anima o anche quando è entrato lui, quello facciamo tempo perché... devo mettere la carta, mo vediamo un attimo. Scusaci Anima, stiamo inserendo le credenziali della carta. Nessun attore, quello blu è il banco, ma devi mettere l'altro. Allora, okay, sì, poi... Mi sentite? Sì, ti sentiamo, palle. Sì, ok, palle Anima. Eccetto per non esponenziale. Scusaci, ma oggi la gestione è più difficile del previsto, però sto a fare cose che ci non siamo. Allora, certamente, inoltre ricordati che riceverai un 50% di bonus di benvenuto da poter usare come margine, ovviamente non prelevabile, ovviamente, come i siti dei casinò, tra l'altro. Ovvero, esatto, se depositi 1000 otterrai 500 di bonus e così via. Conosciamo personalmente molto in gamba ma allo stesso tempo molto avanzati per chi si affaccia al trading online. Ok, investire, entrare a hold, non fare trading ora, che? Dice, non mettiamo. Disponi dei fondi sufficienti, ma non è possibile. Non lo so, un po' non sapevo se dirlo. Quella no, quella sì, perché quella è di debito, che vanno spostati sulla carta, non dal conto corrente. Giustamente, essendo una carta di debito, siamo messi malissimo. Non la puoi mettere, dobbiamo spostare i soldi sul conto, dal conto a quella carta. Non lo puoi fare direttamente col conto. No, mi dice deve fare pagamento con la carta. C'è un'altra carta, forse prova a mettere questa. No, quella è il bancomat. Magari ma noi non c'eravamo già uno StreamYard in attivo, oppure sì, ragazzi, dovete fare a noi in realtà ce l'abbiamo un account pro, ma ci hanno hackerato all'epoca il canale e abbiamo perso. Che è successo? È uscito Gianluca. No. È uscito Gian? Sì. Ok, metto Anima. Intanto mettilo, sì. No, è rientrato. Solo che poi deve rientrare Gianluca. Ah, no, è rientrato. Grazie, Cami. Ragazzi, siamo inchiodati, è un bel disastro. Ma ragazzi, sì, sì. Se volete, ma qualcuno deve uscire, mi sa, per far andare avanti la live che entra. Esco io, raga. Ci dispiace, c'è questa situazione, se no. Fede, seguici da casa. Sorry. Mi sono sbagliato, volevo vedere se c'è l'abbonamento, ma ha fatto uscire dalla stanza. Seguici da casa, che vogliamo il tuo commento in chat. Surri. Ciao, Surri. Grazie ciao. Per le tue perle. Surri. Bella. Ciao, Surri. Buon Minecraft. Allora, facciamo così. Ecco. Oh, eccolo! Ciao, Sasha Sciozzo! Eccoci. Abbiamo avuto ciao, benvenuto, Sasha! Buonasera, Sasha. Allora, saluto pure Mister Rip in chat. Allora, Sasha Sciozzo, c'è solo un problema. Non riusciamo a aggiornare StreamYard, quindi magari, se riusciamo, un po' complesso, però ci alterniamo anche con gli altri due ragazzi che devono entrare, va bene? Così certo. Parlano anche loro. Intanto, vai! Sarebbe il caso tutti insieme, perché avete aperto così tante parentesi che in realtà io non posso parlare per tutte queste parentesi. Parla chi ha esperienze, chi è diciamo dentro il progetto, che può dire determinate cose, essendo che io sono l'influencer, se così vogliamo chiamare. Faccio anche un saluto a Surri nel frattempo, che è dovuto andare. Sì, ahimè. Hai partecipato. Siamo e faccio un saluto anche ai ragazzi del podcast. Grazie, caro. Bella. Allora, va detta una cosa, che questa è tutta io e Gianluca, che ne dite, così facciamo entrare gli esperti. Se volete, raga. Guarda, io non so se c'è tipo Palle che doveva dire una cosa su di me, magari finiamo questa parte qui e poi facciamo. Allora, la roba di Palle è un po' lunga, quindi non lo so. Prima facciamo così, prima ascoltiamo alcune risposte e poi
scateniamo il palle. Allora, devo dire che la colpa, oltre che di Gianluca e di Simone, è soprattutto di Germano, che non vuole utilizzare Discord. Sì, ragazzi, odiatemi. Odiate me, è colpa ma, di insomma, gli altri non li puoi fare entrare da Discord. No, sì. Tre da una parte e due da un'altra. Ah, non riesce a gestire. Non è abbastanza bravo Chitano. Vabbè, sì. Ragazzi. Ma non parli, non riuscireste a sentirvi voi. Se no, vogliamo fare una cosa. Scusate, magari prima che uscite voi due, Simo. Facciamo. Ma possiamo entrare su Discord? Davide, se vuoi. Cioè, entriamo su Discord. Tutti su Discord. Tutti su Discord. Ok. Allora, punto esclamativo Discord, entrate in stanza. Qual è quella privata? Vocale 1 e spostiamo. No, sì, vocale 1, buonanotte. Mettete vocale 4. E poi vi sposta qualche mod. Mod, entrate e spostateli. Sì, ma dove devo andare? Io mi devo dare il link. Tra l'altro. Tutto in chat, tutto in chat. Punto esclamativo. Attesa domande. Entrate tutti in attesa domande. Mi ero pure mezzo imparato a usarlo oggi, StreamYard. Mi mandi tu il link. Guarda, sta in chat. In chat l'hanno messo adesso. Eccolo. Discord. In chat. Attesa domande. Se vuoi te lo giro. Cerbero.tv. No, te lo giro su WhatsApp, boss. Grazie. Io ci sono comunque. Germano mi dice. Ma pure io che t'ho. Ho spostato Germà, poi chi c'è sta qua? Che è Palle Uomo? P. Puntini, che cazzo è? Io vi sento da tutte e due, ragazzi. Aspetta, cosa era solo che l'audio sia buono, perché ti sono sempre problemi. Ditemi se mi sente bene. L'audio. Aspetta che te sto sentendo da due parti, sta succedendo il macello. Un attimo, ragazzi, che è un po' complicato. Esco da stream. No, va bene, no, sono uscito, perfetto, sono uscito io, scusate. Dimmi solo se l'audio è ok. Sì, benissimo. Al senti top. Bene? Attivate okay, tutti la webcam dai. Che vi vedo. Vai, io la vedo. Okay, vi sento. Sa, prova. Top, tutto pronto, ragazzi. Mamma mia, questi gate, quante sorprese. Guarda che figata, potremmo riuscire a comporre, se roba, ci riusciamo, sì. Un palle uomo. Guarda, un è Picasso, affascinante. Tiè. Bellissimo palle. Ormai questo. Marco è diventato un artista proprio a 360 gradi. Sì, guarda, ormai faccio adesso delle installazioni. Fedez, ma... Sì, glielo ho mandato il link. Vero, io posso dire, Germano, che... Cioè, alla fine non sai usare Discord, perché c'è paura? C'ha paura di Discord. E che abbiamo problemi con l'audio ogni volta abbiamo avuto, però se non ci sono più, meglio così. Sì, meno male, si sente molto meglio adesso. Allora, se si sente bene, bene. Comunque, se attivate tutti la webcam, così faccio le scene, raga. La webcam mia è attiva? No, aspetta, non te sto a vedere io, no, non è attiva. Dove cazzo la devo fare? È il filo Simone, è arrivato. Ah, è qua, è ok, così. ce l'ho. Okay. Se no vabbè, pure solo l'audio. Ah no, ti vediamo, eccomi. Perfetto, eccoci, piano piano. Oggi è dura. Palle, devi iniziare a parlare in tedesco, secondo me, appena entri. C'è un discorso tutto in tedesco. No, ma lo sai che mi dovresti fare quella canzone? Scusate. Però cantata da te, sarebbe finito. È tornato Federico. Eccoci. Comunque, ce l'ho fatta. Sarà Surri, scusate, usare Discord. Le conquiste belle, piccole, però che valgono tanto. Devo metterlo in orizzontale o in verticale? Meglio orizzontale. Ok. Quando c'è tempo, metti un attimo pure la chat. Comunque, allora, mentre aspettiamo, Palle, tu mi senti? Sì. Allora, prima di far vedere, mi spieghi posso brevemente. Posso solo a chiedere tutti? Perché ti chiami Palle Uomo? È una roba. Connessa alla matematica, Fedez. Ah, ok, pensavo più ai testicoli. No, assolutamente. Okay. Okay. Del resto, è una coincidenza. Sarebbe stato più interessante come aneddoto, però. Però già che hai detto matematica, va bene così. Mi fermo. Ma tutte e due. Dai, ci siamo. Ecco, ci siamo quasi qua. E manca solo è entrato pure Sasciozzo? No. Però cioè, il non so, magari qualcuno lo deve. Giallo, se poi spostamelo tu, far favore. Su, vedi. Pure io lo posso spostare. Pure Desimo, se puoi. Ah, aggiornamento arriva, sì, ha detto. Sì. Ok, grazie. Attesa domanda. Eccolo. Allora, Palle, intanto puoi spiegare un attimo di cosa ti sei occupato tu? Beh, ho fatto un po' di link. Ho visto un po' una rete strana, cioè nel senso non strana, particolare, peculiare. Quindi partendo dallo stesso Linktree che prima hai sviscerato, sono a vedere un po'. Cosa era cosa, chi era chi, sono uscite un po' di cose interessanti secondo me. Eh sì, abbiamo delle belle connessioni qui, poi lo facciamo vedere il grafichetto, anche perché è una questione diversa, quindi prima ci smarchiamo la questione consigli finanziari.
o presunti tali. E poi vediamo. Ah, ti sei logato sulla mappa? Sì, sì, beh, questa è una mappetta molto interessante che si riferisce a quello che vi dicevamo sul trasferimento a Dubai. Promette bene. Sì, vabbè, le mappe sono sempre interessanti, devo dire. Sì. Mm-mm. Sono entrato ora perché c'è Fede, sei l'esperto in materia. Sembra anche una costellazione. Tra l'altro ho mandato una cosa sia a Davide che a Marco, che è un vecchio post del buon, si fa per dire, Matteo Saba su di lui. Sua anima. Nell'attesa glielo vogliamo far vedere, è divertente. Sì. Ah, sussurri? Sussurri? Sì, sì, sussurri, sì, sussurri, sì, ovviamente. Alla molo sussurri, non Fedez, è sussurri. Solo che c'ho sta sussurri. Scena. Grazie mille, Roby. Mo te la levo. Sì, sì, tranquillo. Grazie pure, Giaco. Allora, tu essenzialmente, Pale, ti sei occupato della parte trasferimento, giusto? Sì, okay, è quella che era più interessante, secondo me. Perfetto. Oh, eccolo. Anima, eccolo. Ci senti? Sì. Ok, puoi far entrare anche gli altri sempre sulla stessa attesa domanda, eh? Sì, fa entra tutti. Credo siano così. Già dentro. Aspetta, se ci dici Nick, li spostiamo. Allora, Manuel Poveda e White FX. Ok. Che sarebbe questo M, sarebbe? Povero Chitano, ragazzi. Ragazzi, ho letto un commento che fa molto ridere. Picasso podcast mi ha fatto mamma mia, sì, sta un pazzino. Tanta gente c'è oggi. Picasso allora, il primo è entrato. L'altro com'era, scusa? White sono FX. Entrati entrambi. Ragazzi, piacere. Eccoci qui, ciao. Eccoci. Belli, come va? Anvedi. Vi posso chiamare i ragazzi, i ragazzi del copy? Io faccio così. I ragazzi del copy, va bene. Top, top. Cioè, okay. No, siamo, sì, i ragazzi del copy, va benissimo. Non so se avete detto qualcosa. I ragazzi del copy, chiaramente. Benvenuti. Bene, allora, facciamo un po' di ordine. Vabbè, rifaccio loro i saluti. Salutiamo di nuovo i ragazzi del podcast. Ciao. Salutiamo Surri. Salutiamo tutti. Ok, ottimo. Perfetto. Allora, posso iniziare io, che ho preso un po' d'appunti mentre Germano parlava. Let's go! Vai, boh, vai. Sono finanziario, non sono un esperto di queste cose, ma sono semplicemente una persona che fa questo da 6 anni. E primo punto che mi sono preso all'ordine del giorno è il fattore regolamentazioni controparti broker, perché tu hai citato regolamentazione Consob, Fineco. Ok, ti posso mostrare un documento, uno, dove Fineco sostanzialmente spiega che anche lei stessa, oltre ad avere più domini, va a fare quella che è la controparte a tutti i suoi clienti. Altro punto, abbiamo parlato di quelli, io sono molto veloce perché... La controparte, quindi qual è il punto? Non siete dove siete la cosa. Faceva, e anche qua ti posso dire che la fa. Seconda cosa, per quanto guarda le sedi, tu hai fatto riferimento alla sede di Vantage come broker in Australia. Aspetta. Rimaniamo sul punto 1 che è interessante. Vai, Germano, prego. Andiamo punto per punto, l'hai segnato. Non lo metto che Fineco è un market mover, market maker. Non ammetto che non lo fa. Ho detto che non è vero che soltanto i market maker sono regolamentati alla Consob, è una cazzata. No. E io qua ti faccio una domanda io personale, non lo so, non sono esperto di questa cosa. Puoi mostrarmi una piattaforma broker o comunque sia intermediario finanziario non regolamentato Consob? Active Trade è un market maker. No, è un ECN, poi? No, ECN, market maker e STP. Quindi è una cazzata quella che hai detto. Ok, poi andiamo alla prossima cazzata. Ma tu sei quel fenomeno, aspetta, tu sei quel fenomeno che rispondeva prima o quella serie di cagate, super cazzo. Uno dei messaggi era via. Non so chi dico, ragazzi, voi siete dei ragazzetti che se stanno improvvisati e fanno i trading gli esperti con me. Non dovete fare allora, intanto fate triggerare. Germano, allora, ti abbiamo lasciato, anzi, non c'eravamo, hai avuto tipo 1 ora e mezza di live per parlare. Ora ti chiedo gentilmente, che è il nostro momento per rispondere, per tutte le cose che avete detto, che per molte, a mio parere, sono delle cazzate, quindi dateci per favore il tempo di rispondere. Poi magari chi cazzo sei? Chi cazzo sei per dire che sono cazzate? Che titoli hai? Però no. Che abitazioni piano, hai? Piano, Germano, piano, con calma, ragazzi. Calmiamo gli animi. Ha ragione Anima, infatti io vorrei fare una primissima domanda sia per Sasha sia per gli altri due. Hai detto che non sono state dette tutte quante cavolate, ma allora qua la domanda viene spontanea, quali sono le cose che tu reputi giuste di quelle che abbiamo detto? Ti stai riferendo a me? Certo. Cosa ho detto?
Come? Abbiamo detto cazzate, dici cazzate. No, ho detto che non sono state dette cose corrette. Esempio, una è questa, sentita da Germano, non da voi in questo caso. Altro fatto che personalmente, che poi magari può avere la ragione, ti chiedo solo, mostrami le piattaforme regolamentate Consob che hanno comunque sia questa regolamentazione. Altro discorso. Ora no, ti no, prendo no, ragazzi, forse non è chiaro. Allora, anche per rispondere ad Anima, giustamente voi adesso dovete rispondere a quello che abbiamo detto, però non è che si passa da punto 1 a 2 dicendo questa è una cazzata, okay, andiamo avanti. Okay, cioè, rimaniamo sul primo punto, così avete modo di argomentare tutti e tre tranquillamente. Allora, e infatti io ho detto Consob, dateci il tempo di rispondere. No, sì, però dice una cosa che... Non ho altro da dire sostanzialmente, se riuscite a cercare sul sito della Consob quelle che sono le piattaforme regolamentate, broker, prendiamo la lista e controlliamo quale di questi non è market maker. Scusami, posso fare, ma quindi la tua tesi qual è? Che Consob regolamenta delle piattaforme che truffano i clienti? Cioè, anche se fossero solo market maker... Non è che truffa il cliente in primis, in secondo luogo tu hai detto... No, l'hai scritto tu o il tuo amico là? Ok, in secondo luogo tu hai detto che tutte le piattaforme regolamentate, cioè devono essere regolamentate Consob per non truffare i clienti. Fedez, scusa, vai. Ma non l'ho detto. No, io ho una domanda non tecnica, ma vi sembra corretto spingere minorenni ad entrare in questo circuito così come si evince? Non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo così... minorenni. Ok, no, siccome hanno appena fatto vedere una chat, no, infatti abbiamo una ascoltato, domanda, abbiamo ascoltato, allora, abbiamo mai detto ai minorenni di fare trading, abbiamo detto, perché ve lo dico anche la mia esperienza personale, io il primo conto di trading l'ho aperto a 15 anni, ovviamente non hanno le mie, però ho detto, mamma, allora io voglio fare trading, ok, perché è il mio sogno, voglio diventare ricco, tutte le cose che tutti credono, quando iniziano a fare trading, no? Ovviamente poi i primi soldi vanno sempre anche persi, eccetera, eccetera, però... Per fare trading come 15enne, ovviamente devi passare attraverso l'autorizzazione dei tuoi genitori, cioè come se loro stessero facendo trading. È molto diverso da promuovere attivamente verso un minorenne. È una cosa completamente però diversa. Mi stai un po' facendo... Allora, secondo te dire, cioè ti faccio una domanda, una comunicazione trasparente sarebbe dire sei minorenne, non puoi farlo. Siamo d'accordo? Secondo te dire... Sei minorenne, puoi farlo attraverso i tuoi genitori, non è un po' sneaky, allora, non è un po' attraverso la parte che il processo di registrazione al broker è molto più complesso di così. Cioè il broker ti chiede i documenti, l'estratto conto, tutta una serie di cose che il minorenne non sarebbe neanche fisicamente in grado di caricare, e anche se è un minorenne, quindi incapace di ragione mi domando, se è così complesso come dici tu, perché dire al minorenne che fallo tramite i tuoi genitori piuttosto che di... Ma c'è scritto di no, anche se in privato ce lo chiedono, noi diciamo di no, non diciamo mai di sì. Questo è il punto. L'avete scritto nel gruppo Telegram? Sì, abbiamo scritto che se proprio, allora, se un genitore volesse, quello è il messaggio che ho mandato io, se un genitore, ovviamente, d'accordo con il minorenne, volesse intraprendere, diciamo, questa avventura all'interno del trading, potrebbe farlo, però ovviamente il genitore dovrebbe essere colui che si sta prendendo i rischi, è colui che sta effettivamente concludendo il contratto poi col broker, eccetera, eccetera. Ma lo sta facendo il genitore, è molto diverso. Noi stiamo pubblicizzando per i minorenni, è molto diverso. Ok, torniamo. Si è abbassato il microfono, Gianluca. Le domande sembrano finti. No, sono veri, sono reali, non abbiamo fatto nulla. Sono veri quei messaggi lì, quelli con le emoji del muscolo. Cosa dovevamo dire, sì. Vabbè, okay. Ma non ditelo, cioè, ridendo, cioè, è una domanda seria. Moderatore, basta. A me fa molto ridere questa cosa, perché cioè, dipingete la cosa come veramente come quelli che vendono corsi, che io non ho mai venduto un corso. A me se quello mette il braccio che fa così, che cazzo ci posso fare? È un commento, è uno che si è iscritto alla pagina Telegram nostra e ha scritto questo. Cioè, sembrano arrivare anche a doc per creare tipo un tutorial, cioè sembra proprio tipo un fuck, no? Madonna, ma nel gruppo Telegram, aspettate una cosa, ma nel gruppo Telegram, a parte che ci sono tipo 1500 persone, adesso non lo so, che stanno principalmente tutti nella chat generale, poi qualcuno se vuole scorre nei topic, fa quello che vuole. Chi vuole, ma infatti scrive, guarda, Anima, ti dico che quella è stata l'unica cosa dove abbiamo detto a noi sembra che tu ci stai dicendo una certa solidità, no, sono reali, e vabbè, fino a prova contraria. Mi sembra il meno. Una cosa, sì, scrivetegli, vai. Cioè, prendete, cioè, Davide, proprio guarda per dare più tranquillità della cosa, cioè, anche domani, cioè, fate quello che volete, scrivete in privato a queste persone, poi voi mi direte, possono
fecare quanto volete, scrivetegli, cioè nel senso io sono siamo qua trasparenti, risponderemo a tutte le vostre domande senza problemi, io sono serenissimo, mi è solo dispiaciuto che non sono potuto entrare prima perché alla fine si è susseguita un sacco di robe un po' che senza, prima su che dovevi rispondere, prima risposte. Dobbiamo spiegare, sì, no, intendo gli ultimi 10 minuti. Ah, però okay. Siamo qua tranquilli. Allora, torniamo al punto 1, che è interessante. Allora, no, come si chiama, ragazzi? Scusatemi anche per prima che mi sono un po' triggerato. Volevo capire, ragazzo in basso a sinistra con gli occhiali, scusa amico mio, come ti chiami? Alessio. Allora, tu yes. Mi hai detto che Active Trades non è un market maker, giusto? È un market maker. È anche market maker, corretto. Quindi non è solo un market maker, come dicevi, basta andare su Active Trades. Esatto. Anche Pepperstone non è market maker, ma non sono solo market maker, e ti chiedo, io lo chiedo perché veramente sono curioso, ma quindi la teoria qual è, la tesi? Che non bisogna farsi... Che tu mi hai detto prima, hai detto che la regolamentazione Consob non sono piattaforme, tutte quelle che ci sono non sono piattaforme market maker, io ti dico vai a prendere la lista di quelli che ci sono, tutti questi hanno licenza market maker. Però volevo fare un punto su quello che ha detto Fedez, sul fatto registrazione minorenni, ok, oltre il fatto della registrazione stessa, che io potrei comunque registrare un minorenne, basta che mi hai i documenti di suo babbo, sua madre. Il passo successivo è comunque sia depositare in una piattaforma. Io piattaforma regolamentata... Chiaro, ma il fatto che tu possa farlo, cioè, a voi non vi viene lo scrupolo? Domanda. No, non andrò mai a prendere e registrare un minorenne, soprattutto in tasca. Vabbè, ok, ma mettiamo come dici tu che puoi farlo, ma voi vi fate scrupoli in tal senso oppure no? No, non registro minorenne, cioè vado contro legge, assolutamente. Ah, ok. Ma una domanda, scusate. No, aspetta, fagli. Gianlu, un attimo solo, no, regà, fermi. Perché Gianlu non te se sente. Avvicinati il microfono. Un secondo, ma finiamo, facciamo finire di parlare adesso, perché stava anche aggiungendo altre cose legate anche che dopo che si scrive eventualmente un genitore, ipotizziamo se voglia iscrivere perché per qualsiasi effetto voglia entrare in questo progetto, si iscrive un genitore o un tutore, comunque deve anche poi caricare la carta di credito del genitore, deve mandare l'estratto conto del genitore, deve mandare la bolletta intestata al genitore. Quindi a meno che questo quindicenne non sia un genio e che voglia fregare i propri genitori, addirittura anche riuscire a fare sneaky tutti questi tipi di passaggi, perché il broker richiede queste cose per una registrazione, quindi o è un genio, questo qua a tutti i costi vuole entrare in questa cosa qua, oppure un minorenne non può entrare per nessun motivo. Sì, la mia domanda scusate, non verte su ciò che si può fare o non si può fare, scusate, io voi tre avete messo in piedi un sistema di investimento, giusto? Fatemi capire, cioè io mettiamo caso che io voglia, vabbè, allora mi fate capire che servizi offrite, perché magari io sono interessato, come me lo raccontereste voi? Vai Manuel. Allora, in due parole, è un progetto didattico che ti insegna ad utilizzare degli strumenti, quali in principale modo il copy trading, ovvero uno strumento che ti consente di replicare una strategia già esistente di un trader indipendente. È diverso da un contratto dove tu hai un fondo di investimento, ovvero il tuo capitale viene allocato all'interno del conto di una società o di un investitore finanziario, eccetera, eccetera, ma i fondi tu li dai a un'altra persona e lui ha un mandato, una procura per gestire tali fondi. In questo caso tu sei in primis un trader, hai la volontà di fare trading e scegli di utilizzare tra i vari strumenti che tu hai già a disposizione del broker, quindi le varie applicazioni, i vari indicatori, eccetera, eccetera, anche la possibilità di copiare in parte quello che faccio io. Io ti dico, dal momento che tu vuoi fare trading, al posto che rischiare di fare cagate e bruciare il conto, come fanno moltissime persone, magari puoi copiare almeno in parte i trade che io sto già eseguendo. Quindi dico da ignorante quello che ho capito. Voi avete un sistema che dite che funziona, dici copia il nostro sistema, e potrete guadagnare perché noi abbiamo maturato un'esperienza nel tempo. Si copia i miei trade, le mie operazioni. Ovviamente questa cosa non è gratuita, immagino. Cioè, c'è un pagamento ti devo dare... che viene erogato tramite il broker, cioè tu utilizzi lo strumento del broker, quindi tu in primis stai utilizzando uno strumento offerto dalla piattaforma, che poi riconosce al trader che sta fornendo la strategia, in questo caso noi, una percentuale dei profitti generati dopo un mese che la persona è stata collegata, se sono stati generati dei profitti. Però comunque è uno strumento, un pagamento che viene fatto attraverso il broker. Non è che direttamente a noi viene dato un pagamento della percentuale prodotta. Cioè, quello allora già staremo entrando nella gestione finanziaria, è diverso.
questo è uno strumento, il copy trading, è semplicemente il prezzo, poi lo puoi fare tu. Puoi dire Manuel, tu, ma chi è il trader indipendente? Chi è il trader indipendente? Siamo noi utilizziamo diversi strumenti, diversi segnali. Voi, hai detto adesso che non li davamo a voi i trader. Sì, okay, però allora è diverso. Se io ti faccio firmare un contratto e ti dico, io Manuel Poveda ho le credenziali del tuo conto in banca, posso accedere, comprare delle azioni di qualcosa e rivenderle il giorno dopo, io ho una tipologia di contratto completamente diversa. Finisco al volo e qua bisognerebbe essere consulenti finanziari. In questo caso tu sei un trader, tu hai creato il tuo conto per investire, giocare in borsa, chiamalo come vuoi. Tra le varie cose che puoi fare, puoi scegliere di copiare delle persone che conosci oppure anche degli sconosciuti che vedi in una classifica che già stanno facendo trading e che tu reputi profittevole. Questa è la cosa, il copy trading è questo. Tu scegli di copiare qualcun altro per limitare magari il tuo rischio, siccome ti affidi persone. Io sono un po' pragmatico, ti do 100.000 euro io adesso. Come i russi, ti do 100.000 euro, ok? Cosa mi dai? Ma allora tu non mi puoi dare 100.000 euro, cioè se tu mi dai 100.000 euro io voglio investire, ma vuoi fare trading con un capitale di 100.000 euro, ok? Mi rivolgo a voi, ho 100.000 euro, che cazzo ci faccio con questi 100.000 euro? Allora, tolte tutte le premesse sul investi quanto puoi perdere, mettiti, insomma, soldi che tu puoi permetterti di dormire a notte avendo investiti, eccetera. Tutto ok, solo con il copy trading principale di Quantum Trade, perfetto, tu dovresti creare un conto sulla piattaforma, okay, che ti consente di fare copy trading, e ce ne sono moltissime, e in una di queste noi magari abbiamo creato il nostro copy trading, perfetto, una volta che tu crei il tuo conto cerchi tra le varie strategie, tra i vari trader attivi su quella piattaforma il nostro nome, selezioni copia e lui inizierà a copiare in maniera proporzionale al tuo capitale quelli del mio conto, in modo che tu mensilmente potrai avere una rendita che potrebbe anche andare in negativo potenzialmente, ma potrebbe essere anche del 5% al mese, e quindi un investimento certamente più redditizio di quello che magari potenzialmente faresti da solo. Però attenzione, sono cifre che non si può dire quanto farai, si può dire quanto si è fatto finora, e questo è il punto. Non ho capito il tuo guadagno. Il mio guadagno è sulla tua percentuale mensile di profitto. Sì, ti viene scalata una parte del tuo profitto generato, ok? E che verrà poi girato a me tramite il broker. Quanto? Il 30% del profitto generato, cioè se tu hai 5.000 euro, 1.666 ragazzi, euro. Ma voi guadagnate solo dal profitto, non guadagnate una fee per ogni a iscrizione? No, anche quello, ditelo, no? Non è l'affiliazione che hai dimostrato prima, è CP, quella cost per acquisition, che è diversa, non è quella che... Ok, non è l'affiliazione. Non è un'affiliazione, quindi quella cosa che abbiamo visto sulla pagina di Vantage, dove ti dice che con 100 clienti pigli 80.000 di commissioni, a cosa si riferisce? Risponde Ale, che lui era anche un dipendente di Vantage. Questa cosa qua, quella che tu hai nomenclato, comunque sia il fattore... Ah, ok, scusami, non lo sapevo, Alessio, tu lavori in Vantage, ok. No, non lo sono. Non sei un dipendente di Vantage. Il discorso, quello che tu hai nomenclato lassù, il fattore, quella è la CPA, quindi quello che le piattaforme vanno a dare a possibili affiliati, che ci sono online, sono anche molto grossi, però non è il caso di Sasha. Fine, tutto qua il discorso. Quindi Sasha non prende CPL, non prende CPA, commissione sui clienti, non guadagna nulla, guadagna esclusivamente dalla percentuale dei profitti generata. Di un copy trading che pagano per ogni iscritto. Ma come puoi dirlo? Aspetta, Sasha, posso rispondere io? Germano, se vuoi una piattaforma italiana, regolamentata Consob, che dà 1.000 euro ogni 1.000 euro che il cliente deposita. Più di questo, lo so. Ce ne sono. Anche quelle. Hai detto una cosa bravissima, cosa che io volevo dire è proprio questa, che il fattore era un bubulus, regà, no, una sigaretta. Posso fare questo punto? Il fattore Consob è quello che mi preme di più. Il fattore Consob, sì. Ovviamente, una piattaforma come Vantage pubblica in 174 stati, dovrebbe avere 174 regolamentazioni con la tua logica. Senti, tesoro, ti voglio fare una domanda molto secca, senza che continuiamo a perderci in fiumi di parole. La Consob ha detto che questa roba è illecita. Che vogliamo fare? Allora, quello che voi avete mostrato prima, quel PDF... È inutile che alzate gli occhi al cielo. In Italia
non se puede. Quindi che vogliamo fare? No, quello che fai spiegare, magari rispondiamo. Vai, no, era per andare un attimo al punto. Era semplicemente un richiamo preso e con il quale hanno oscurato il sito per 3 ore, vi ammetto la verità, per la mancanza di un banner. Che il banner, se voi vi mando il link per registrarvi, lo vedete, non manca il fatto che il cliente, cliccando accetto, esce da quelle che sono le regolamentazioni europee. Quindi ogni cliente che si interfaccia con la piattaforma acconsente a questo spostamento. Una cosa che premo a dire è la differenza tra quella che è Consob e la regolamentazione ASIC, che è quella prioritaria di questa piattaforma. Un esempio pratico è semplicemente che ASIC è la regolamentazione più difficile, soprattutto più costosa e più lunga da ottenere che una piattaforma può avere, per il fatto che è una di quelle che ha più sicurezze, mettiamola così, tra cui fondi segretati. Per questo vantage a fondi segretati, cosa vuol dire? Che i soldi dei clienti non vanno in mano alla piattaforma. In caso di fallimento e di sparizione della piattaforma, i soldi rimangono in mano alla, me lo sono segnata che non mi ricordavo il nome, NAB, che è la National Australian Bank. Ok, e questi fondi sono garantiti fino a 1 milione depositato nella piattaforma. Cioè, se tu hai 1 milione, domani il vantage sparisce, te lo ridanno. Altro punto, e qui io mi interrompo, penso di avere... Se ne spendi 10, te ne ridanno uno solo. Massimo, garantito è uno. Fuci 10, vabbè. Bella merda. Penso che se c'hai 10... Ma chi mette 10 milioni di euro su un copy trading? Vabbè. No. Vabbè, vi piacerebbe, Beh, è come dire... Vabbè, a parte questo, furbacchione. Finisco furbacchione. Con questo ultimo, mi piace fare business. Finisco con l'ultimo punto perché oggi avevano aumentato Germano, poi posso anche stare zitto, avevano nomenclato Germano Trustpilot, ok? Trustpilot dove ci sono solo recensioni negative. E qui ti interrompo perché abbiamo 2400 recensioni. Non mi devi aumentare le cose, amico mio. Non ho detto che ci sono solo recensioni negative. Ho detto che il punteggio è negativo, è basso, è 3. Non ho detto che ci sono solo recensioni negative, ce ne sono anche di positive. Sì, va bene, allora scusami, ho capito male. Io ti faccio un piccolo recap. Su 2400 recensioni, il 26% è inferiore alle 3 stelle. E avendo un bacino di utenti di circa 3 milioni mensili di vantage, questo bacino di utenti è molto molto ridotto, quindi solo per questo. Ovviamente chi fa profitti non va a fare la recensione, chi va a fare delle perdite, e sappiamo che il 90% delle persone perde non per le piattaforme ma per proprie decisioni, c'è Miloro, però sì. Ovviamente la recensione è negativa. Ok, sulla parte di recensione ti concedo che, quello ho detto anche prima, dicevo che comunque di solito le piattaforme, queste piattaforme pagano anche recensioni fake per aumentare i... Anche perché quello che tu dici non è scorretto, cioè la recensione negativa te la va a fare chi è frustrato, incazzato, ha perso soldi e quindi va e te la scrive. Quello che ha guadagnato non ti va a dire ho guadagnato i soldi, anche perché quello che ha guadagnato non dà il merito alla piattaforma, ed è anche giusto, perché il merito è suo, semmai, no? Della sua strategia, quindi non va a dire grazie, cioè come guadagnato da te potevi guadagnare dai Toro. Io però vi vorrei dire, ragazzi, no? Ma il sistema di copy trading ha pure per esempio i Toro, che è una piattaforma che conosciamo tutti. Che voglio dire, fa un copy trading su una marea di trader, voi siete due, quindi tra i due loro le nomenclate, io ci lavoravo e prendevo una percentuale sui depositi dei clienti, e qui non, invece su Vantage non ti dà percentuale sui depositi dei clienti. Vantage lo puoi fare come in tutte le piattaforme, a tua scelta. Nel caso di Sasha non è così, perché devi firmare un accordo in quel caso. Scusa, non so se sentivo solo io a scatto. No, dici. Che accordo devi firmare? Scusa. Devi firmare un accordo per avere delle CPA, quindi la percentuale su quello che deposita il cliente. Non è il caso di Sasha. Puoi contattare Vantage tu stesso e chiedere se Sasha questo accordo, sono obbligati a risponderti con la verità, e quindi non saprei cos'altro dirti. Inoltre... Domanda, voi siete IB per Vantage? Noi siamo? IB, Introducing Broker. Io personalmente, non solo con Vantage ma con più piattaforme, ma non è il caso di Sasha, ripeto. Ripeto, cosa siete per Vantage voi? Sasha è una persona che pubblicizza un copy trading dove va a prendere... Ma è un affiliato, è un IB, cos'è? Cosa ci guadagna? Sarebbe un IB ma non ha guadagni dall'IB. L'abbiamo già detto, cioè, che un IB guadagniamo... È un IB, guadagniamo dai profitti. Cazzo, è guadagniamo dei profitti semplicemente del copy trading a fine mese. Perché leggendo è un copy trading gratuito, giro... ripeto. Ah, ok. Tu guadagni, okay. Se i tuoi fanno profitti, questo ragione, la sua domanda, esatto. Sasha è il full
tutta IP, però l'IB praticamente va a guadagnare una commissione che si inserisce sullo spread che il cliente paga su ogni singola operazione. Nel caso di Salima ha lo spread che si chiama base, quindi senza markup, e di conseguenza non guadagna nulla e tutto il guadagno che avviene dallo spread rimane alla piattaforma. E questo è il tipo di esecuzione ACN che diceva prima Germano. Quindi si va a, la piattaforma va a guadagnare non dalle perdite, ma dalla singola operazione. Ok? Se ovviamente... l'IB lo spread sarebbe maggiorato perché io IB decido che spread a dare ai miei clienti. Io direi anche, vorrei aggiungere una cosa un po', cioè è normale che non è tecnica perché non sono tecnico, appunto ci sono Manuel e Ale a rispondere a queste cose qua, ma io proprio nell'onestà della cosa, a parte che questo progetto è stato lanciato tipo neanche una settimana fa, anche se c'è il topic da prima, l'ho lanciato tipo neanche una settimana fa, praticamente con una storia dove non ho neanche sponsorizzato il broker perché non posso, quindi ho semplicemente portato le persone sulla mia pagina Telegram per leggere quello che è anche dentro al topic di Quantum Trade dedicato al copy trading. Ma io dico, dopo 10 anni che faccio video su YouTube, ma per quale motivo dovrei non concentrarmi, non fare un progetto serio che è possibile fare con persone esperte, perderci la faccia, rischiare che magari questa cosa fra un mese vada a puttane e che io mi prendo una valangata di merda dai miei fan in primis, cioè quindi io perdo tutta la credibilità dei miei fan e ovviamente mi vengono anche a massacrare a livello mediatico, tipo mi hai fatto perdere dei soldi. Ma io, cioè pensate, va bene che magari qualcuno può pensare che sia estremamente stupido, va bene, non me ne frega un cazzo, ma veramente... cioè in una discussione normale e semplice io veramente, cioè, sono così allocco da dire ma sì, lanciamo un copy trading così in un giorno all'altro, chi è Manuel, chi è Ale, chi se ne frega, prendiamo ste CPA, prendiamo ste cose, cazzo me ne frega, prendiamo, inculiamo i soldi a tutti, magari qualcun altro lo fa, ma perché lo devo fare io che campo appunto, è ancora vivo di social? Però sei, io non metto in dubbio questo, la tua buona fede. Cioè, no, scusami, no, io lo dico per me, lo dico. Cioè, no, lo so, ma il discorso che fai ha un filo logico, però secondo me si contraddice nel momento in cui il business che hai messo in piedi, al netto della legalità o meno, che non spetta a me attribuirgli il bollino di legalità, perché non sono io l'esperto, quindi parliamo io e te da non esperti, no, Sasha? Però la domanda è, che senso ha mettere in piedi un business dove... invogli i tuoi follower prevalentemente, credo, non so che target tu abbia, ma credo ancora parte preponderante minorenne, siamo d'accordo? Giovani, dai, molto giovani. Anche... ma allora, questa cosa del che io facevo videogiochi, videogame, c'ho tutti... cioè 10 no, anni non lo fa, so, non avevano... lo so. Avevano... no, ok, no, vabbè, dico... facciamo che non sono minorenni, dico... facciamo che invece sono adulti, no. Non cambierebbe il discorso, sarebbe... no, però, no, comunque no. Comunque... vabbè. Gli introduci, va bene, prendi un tuo target che è adulto, va bene, mettiamo che sia adulto, e gli introduci a fare degli investimenti che comunque, cioè, sono considerati a basso rischio, sono investimenti safe, sono cose dove possono perdere realmente dei denari, sono, questo mi domando io, non da esperto. Ok, vabbè, io ho raccontato la mia esperienza di quello che è intanto il trading, perché non ne parlo da ieri, ne parlo già da 2 anni, quindi io ho raccontato la mia esperienza dove ho guadagnato e ho perso dei soldi. Quando mi certo, mi si chiama narrazione, parlo prima di una cosa e poi lancio il business, questa non è una cosa, cioè una cosa, vabbè, che costruisci. Ma faccio una cosa che, come tu vuoi fare imprenditoria sulle tue cose, Fede, io voglio fare imprenditoria digitale su qualcos'altro. Mi entusiasma il fatto che si possano guadagnare dei soldi, perché prima ne ho persi. Ho conosciuto anche un sacco di gente che mi ha chiesto sponsorizzazione, tantissime persone non le ho sponsorizzate. Tra l'altro, apro il discorso, anche un tuo collega che ha fatto una sponsorizzazione e l'ha presa nel culo, è quella stessa persona, io ho deciso di non sponsorizzarla, per esempio, perché... avevo compreso che fosse un mezzo scammer, quindi c'è sempre a livello dei social, c'è sempre prima un qualcosa che tu vai ad analizzare, e almeno spero, almeno nel mio caso vado ad analizzare e capisco se è possibile sponsorizzarlo. Come all'inizio live ha detto, adesso ho sponsorizzato il tipster, vabbè, è uno che dà dei pronostici sportivi, non prende soldi da nessuno, se ci vuoi fare la schedina faccela, io non mi pare di aver fatto una sponsorizzazione che va contro, se vuoi vai palle, fai con l'obiezione, se no aspetta, se no monologo finito, io poi ho delle cose da dire, ma vai, vabbè, comunque i tipster sai da cosa guadagnano, Sasha?
è quello che mi fa una rabbia, porco due, che mi fa diventare devastante. Da cosa guadagnano i tipster, palle uomo? I tipster guadagnano dal volume perso dal cliente che entra col tuo link. Così come io sono perplesso perché... Non ho messo nessun link. Ma non tu, tu suggerisci una persona che però guadagna sulle perdite degli altri, cioè... È vero. Ma scusate, ma se quello fa il fa quel business, ma saranno problemi suoi? No, sono problemi tuoi se lo sponsorizzi, Anima. Questa cosa, questa cosa va detta chiaramente. Anima, tu nel momento in cui Ma tu la conosci quella persona, Davide? La conosci quella persona? C'hai fatto qualcosa? Conosciamo il metodo, te l'ha appena spiegato palle uomo. E allora quindi tutti ti rispondo, Anima, ti rispondo. No, hai detto una cosa diversa. E tutti quelli che fanno musica non sanno fare Anima, hai detto una cosa diversa. Quelli che fanno i tips sono molto intelligenti. No, fermi un attimo, ragazzi, fermi un attimo. Anima, hai detto una cosa. Regà, buoni un attimo. Hai detto una cosa diversa, Anima. Hai detto io sponsorizzo quello, poi se quello no. Non funziona così. Già l'ho detto prima, te lo ridico adesso. Ma sto dicendo che ci ho parlato. Mi fai finire adesso, mi fai finire. Io non sto parlando di quella persona nello specifico. Ti sto dicendo che questo metodo di giudizio non esiste. Tu non puoi deresponsabilizzarti. Nel momento in cui tu sponsorizzi una persona, non è che poi dici se quello poi fa X. E già, in realtà, ti sei incastrato da solo. Perché hai detto non si guadagna questa modalità. E già palle uomo ti ha risposto. Quindi significa che tu non sai una cosa che stai vendendo. Non sai. Prego, palle uomo. Scusate, mi intrometto, se non c'entro, voi stasera avete parlato di una piattaforma e non sapevate di quale piattaforma era, se noi non interveniamo. Ma loro non la stanno sponsorizzando. Oh my god! No, insomma, cioè no, fatto sta che se io non è vero, che vuol dire non sappiamo che piattaforma era? Quella che è la piattaforma e voi fate una pubblicità negativa. Non abbiamo qual è il problema. Ma non abbiamo parlato di quello. Prima palle uomo. Allora, il problema è che così come è facile verificare l'informazione, ad esempio per i tipster, ci sono due tipologie di tipster, così come ci sono due tipologie di consulenti finanziari. Quelli che si fanno fare un contratto dove tu mi paghi, io ti do i consigli, sono un tipster dove tu mi paghi, io ti dico giocati l'X, l'1-2 o quello che è, e poi a fine mese, se tu sei soddisfatto perché ci hai guadagnato nonostante la mia commissione, rinnovi il contratto. Poi ci sono i benefattori, quelli che lo fanno gratis per il popolo. Loro guadagnano tramite i link di affiliazione, che tradotto, e basta andare su qualunque sito e andare a cercare come ci si affilia, guadagnano sul volume in perdita dei tuoi utenti. E sorpresa delle sorprese, chi entra col tuo link, anche se smette di seguirti per 3-5 anni a seconda delle piattaforme, continuerà a darti soldi ogni volta che perde. Vabbè, tipo così retro, come io non conoscevo prima di oggi Vantage, però se uno va su Vantage, come sono io ora sulla pagina, e va a cercare come funziona un programma partner, non dice nulla di quello che avete detto voi. Si dice che si guadagna fino a $8 sulle commissioni, sui caricamenti, su volume di trading dell'utente che entra col tuo link. Posso controllare? Vede un link di affiliazione. Voi cioè, hanno sbagliato sul sito, fammi capire. Praticamente c'è due tipi di affiliazione, IB e CPA. Ok, l'IB guadagna, la piattaforma affilla gli ordini di mercato e guadagna dallo spread che il cliente paga. Seconda formula è la CPA, dove il cliente deposita 1000 a te che me l'hai portato, ti riconosco tot perché so già dove il cliente andrà. Ok, nel caso di Sasha si parla della prima condizione. Per avere un guadagno da quella che è la commissione del cliente, devi inserire praticamente dollari in più sulla sua posizione che il cliente paga, ok? Che poi io, piattaforma, riconosco a te. Nel caso di Sasha, poi ve lo possiamo provare, non abbiamo problemi, la sua affiliazione è a 0%. Cioè lui non guadagna da questa formula, lui ha questa condizione ma guadagna $0. Il suo guadagno deriva esclusivamente dal fatto della performance fee. Quindi dal guadagno generato mensilmente. Se io questo mese lo faccio in negativo, noi non guadagniamo. Seconda cosa che vorrei dire, il fattore Sasha comunque sia un bacino di clienti molto ampio. Io piattaforma, prima di permettergli la pubblicazione, prima di permettere a lui stesso anche solo di interfacciarsi con me,
voglio capire che condizioni vuole offrire ai suoi clienti. Sasha, noi lo seguiamo su questo progetto da un anno, perché siamo circa un annetto che siamo in preparazione, e in questo anno Sasha ha voluto tutti i documenti, tutte le varie cose che servono per garantire al cliente un'esecuzione corretta. Buonasera, dottore, come va? Sera. Tutto bene, tutto bene. Sto ascoltando. Ah, vedi chi c'è stavo. Presidente. Ciao, ciao a tutti. Ciao, oh, ciao. Giorgione. No, è la fine. Ciao, purtroppo sto in modalità pigiamone di flanella, per cui un po'. E faccia vedere sto pigiamino, faccia vedere sto pigiamino. Molto siamo curiosi, però. Vogliamo il pigiamino di Mr. Rip. Bellissimo. Ah, dai, vabbè, dai, guarda che spettacolo. Capolavoro. Dignitoso, però col colletto montato, col colletto che montato. Bello. Vabbè. Tiene caldo, immaginiamo. Scusate l'introduzione così a gambo. Stavo ascoltando un pezzo di live, ho preso un po' di appunti, molto sconcertato. Volevo capire, c'era un ragazzo prima che diceva che quando gli è stato chiesto da Fedez di che si tratta, è un progetto didattico, ho capito bene? Sì. Esattamente. Che didattica c'è nel copy trading? Tu insegni ad utilizzare degli strumenti offerti da una piattaforma, da un broker, tra i quali c'è anche la nostra strategia, ma non solo questa. Cioè, comunque è un progetto che copia tizio, questa didattica. Allora, attenzione, non è un semplice copia. Ci sono molti più parametri che vanno inseriti. Bisogna inserire anche la tipologia di stop che tu vuoi avere, la tipologia di proporzione, la tipologia di... per esempio, non so, moltiplicatore dei trade che vengono piazzati, e questa è una cosa. Poi voglio dire, questo progetto, questi okay. PDF, queste cose sono le da... delle no, corse, un attimo. Queste cose sono tutorial, sono attive, esatto, fammi finire, scusa. Sono attivi da 10 giorni. Noi abbiamo in questo momento su un drive qualcosa tipo 30 post, 30 contenuti che parlano in generale di guadagna con l'intelligenza artificiale, sfrutta questo sito web che magari puoi rivendere. Sì, per esempio, puoi creare come freelancer un servizio dove utilizzi alcune intelligenze artificiali, vendere servizi è molto più ampio di così. Ci sono. Che c'entra col trading? No, anche non inerenti al trading. Quello che sto dicendo è, ci sono tanti di quei contenuti in questo momento, tante di quelle cose, e voi in questo momento avete preso due PDF attivi da 10 giorni, e sulla base di questo stai dicendo dov'è la didattica, dov'è è un servizio finanziario, cioè tutte cose che non sono coerenti poi anche a disclaimer, a quello che è la tipologia di conversazione che si ha col cliente medio, del modo in cui viene concluso. Vabbè, il contratto medio. Il modello, il succo, la ciccia è copiate il trading di voi. Ovviamente questo è il prodotto attraverso il quale monetizziamo, ma su questo non c'è niente di male. Ogni azienda deve avere un prodotto, può avere anche un newsletter, quale altre cose. Il trader da copiare? Quale sarebbe il trader famoso? Siamo noi. Il copy trading è testato a me, poi ovviamente non ci lavoro soltanto io, ci lavorano anche altri strumenti. Un trader, tra professionista con risultati comprovati. Non sono un famoso trader, famoso non lo sono, però ho risultati comprovati. E comprovati da dove? Quale audit è stato fatto? È stata fatta la verifica del rendiconto degli storici della piattaforma di trading, dei conti su quali opero, e non di uno solo, ma di decine di conti. E peraltro, Sasha mi conosce. Per avere una verifica seria, ci sono puoi benissimo controllare tramite FX Blue, MyFX Book, sono tutte delle piattaforme che tramite il broker. Ma FX Book è una ciofeca, è fakeabile tantissimo. Aspetta, andiamo piano. Quanti anni di storico abbiamo? Cioè, sono 10 anni di performance? No, non sono 10 anni storico. Noi stiamo utilizzando degli strumenti per filtrare gli ordini che mettiamo nel copy trading, che sono dei software che hanno 3 anni di storico. Lo storico più lungo utilizzato da uno dei software che usiamo per mettere gli ordini ha 3 anni di storico. Però attenzione, sono 3 anni di storico fatti dal programmatore che ha programmato questo software, che poi dà questo prodotto che utilizziamo noi trader e altre persone. Poi noi abbiamo questo copy trading attivo senza averlo aperto ai clienti quasi da 6 mesi, forse sono 5 mesi, qualcosa del genere. E poi c'è una cosa che si chiama backtest, che per quanto impreciso, per quanto abbia le sue difficoltà intrinseche, irrilevanti in questo caso qua, sono irrilevanti, sono fondamentali. Okay, per sono un attimo curioso di capire, cioè, quindi c'è qualcuno di voi, tu personalmente, che fa i trade, gli altri copiano? Cioè, tu sei il trader che fa i trade? Io faccio trade sul mio conto, e il broker mette a disposizione uno strumento per fare proprio
tramite un software copia e incolla di una parte dei trade che faccio io. Esattamente. Tu sei il trader. Forse okay. Cioè, quando si parla di trading quantum trade AI, perché l'intelligenza artificiale c'è. Quantum trade AI. Sì, ok. Okay. Quantum ci deve essere il futuro. Si parla di intelligenza artificiale, ma non nel settore che opera nel mercato. Aspetta, credo che se aspettiamo altri 2-3 mesi di stare andato, puoi anche buttarci dentro un blocco. Musiche, ragazzi, tanto torna di moda. Posso dire una cosa, però sono io malizioso. Tutta la parte sul è per scopo di educazione, secondo me è un po' il disclaimer che mettono sotto, dove dicono che tutte le informazioni, contenuti e materiali sono intesi a scopo educativo. Questo è l'escamotage dell'escamotage dell'escamotage dell'escamotage. Detto da chi non capisce un cazzo, ovviamente. Sì, assolutamente, io non ne capisco un cazzo. No, stavo parlando a Flame, non a te. Però, essenzialmente, se posso leggere la traduzione così in italiano, è esclusione di responsabilità. Tutte le informazioni, contenuti, materiali sono intesi a scopo educativo, mentre Vantage non dichiara né garantisce che il materiale qui fornito sia curato, aggiornato, completo e non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori di calcolo o errori o omissioni. Qualsiasi affidamento su tale informazione è strettamente a rischio dell'utente. Le informazioni qui fornite, siano esse provenienti da terzi o meno, terzi siete voi, non devono essere considerati come una raccomandazione, quindi voi non state dando consigli, un'offerta di acquisto o di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di strumenti finanziari o la partecipazione a una specifica strategia di trading, che è quello che è esattamente dai, raga. E vabbè, la scamotage, una vedi, allora ci capisco qualcosa, una scamotage. Qualsiasi ricerca fornita non tiene conto degli obiettivi di investimento specifici, della situazione finanziaria e delle esigenze di qualsiasi persona che possa riceverla. Aka, se ti rovini, so cazzi tuoi. Vi invitiamo a chiedere consiglio prima di prendere qualsiasi decisione di trading. Praticamente uno va sulla piattaforma dove segue, copia e incolla i vostri consigli per poi dover chiedere consiglio a un'altra persona. Dove tra l'altro mi pare di capire... Scusa, se io ti dico copiami che avrei successo, non è non un è, consiglio. Ma non puoi, è così. Puoi ripetere, no, per favore, palle, perché mi sa che c'è Sasha che non ha capito un cazzo. Vabbè, comunque... È legato al dito poco. Ma io ho capito benissimo, però se... dico la verità, poi mi quereli. Poi mi quereli come la tua ex. Poi mi quereli se parlo. Lo stesso sito, lo stesso dito. Ma guarda, la stai nominando tu, vuol dire che ti ha fatto male sta cosa. Puoi rispondere, Manuel, per favore? Quello! Non avrei finito. Scusa, no, continua allora, tranquillamente. Però lo stesso sito, su cui a quanto pare lavorate... le performance passate non sono indicative di quelle future, quindi lo storico di base puoi prendere e bruciarlo. Le informazioni fornite non sono destinate alla distribuzione o all'uso da parte di persone in paesi in cui tale distribuzione e uso sarebbe contrario alle leggi locali o dove la Consob dice che non si può fare. No, è diverso. È diverso. Non è la Consob dice che non si può fare. Esatto, è diverso. Ora io ti chiedo, dov'è che la Consob dice... sostanzialmente, che prima avete citato un testo sostanzialmente dove... No, mi rispondi sulla parte di educazione educativi e su questo è obbligatorio che trovi su qualsiasi piattaforma di investimento, è obbligatorio per tutte le persone che hanno a che fare con investimenti a nomenclare questo disclaimer come abbiamo fatto noi nei PDF in qualsiasi servizio loro fanno, perché senza questo PDF tu puoi andare incontro a ripercussioni legali. Qui penso potete sentire chiunque riguardo a questo. Che dici PDF? Questo non è un PDF, è un... Quindi che avete detto prima? No, sta parlando del PDF che abbiamo fatto. Parlando dei nostri PDF. Ah, ok. Un disclaimer obbligatorio in qualsiasi settore. Come dicevo prima, noi abbiamo molto materiale, sia di marketing, ovviamente, sia educativo. Altri prodotti che non esistono, non sono stati lanciati, tra i quali c'è questo copy trading, che è semplicemente la prima cosa pubblicata, anche perché è un ottimo modo per monetizzare, chiaramente. Ora, se noi ti insegniamo a utilizzare i copy trading, tra i quali il nostro, non c'è niente di male. Questo è uno scopo formativo, non è un modo di passare attraverso in realtà non c'è nulla di formativo in tutto ciò. Sarebbe formativo se non fosse pratico, sarebbe
Se invece le persone investono, perché deve essere ma se io ti insegno ad utilizzare un autorisponditore, che è uno strumento che manda le email in automatico alle persone iscritte a una newsletter, alla fine sta facendo tutto lo strumento, io ti insegno solo ad utilizzarlo, fare due clic e poi fa tutto lui di base, no? Perfetto. E anche qui un insegnamento su come sfruttare uno strumento che automatizza, lo posso usare anche al di fuori di quello del contesto in cui sto operando. Quindi che utilità ha la persona che impara a usare i tre click per copiare il vostro trading, impara poi dopo ad utilizzare una come se la rivende, in che modo riesce a utilizzare una piattaforma che gli dà accesso ai mercati, una piattaforma. Ci stiamo soffermando su una stronzata utilizzare uno strumento. Ragazzi una alla volta. Allora, prima Mr. Rip finisce, stiamo parlando un quarto d'ora. Stiamo parlando di una cosa insensata, perché comunque sia, raga, è un disclaimer obbligatorio che noi dobbiamo inserire. A partire dalla Consob siamo andati avanti, possiamo andare avanti anche con il discorso. Comunque io interpellerò la Consob nuovamente, così capiamo. Cosa che no. Ma fallo, cioè ci sto mettendo la faccia, fallo, fatelo. Fatelo, lo sto dicendo, perché se io sto facendo una cosa... che stiamo lanciando questo progetto, se a voi non sta bene, a me non interessa, fate le vostre ricerche, contattate il broker, noi non stiamo facendo niente. Ma che di argomentazione sbagliato è, se a voi non sta bene rispondere. Ma che discorso è, a me frega niente, ma preso, ma perché state continuando a cercare il lago nel pagliaio? Lago mi sembra un fienile un fienile sopra un lago, no? Dai, ricominciamo, non è un problema, sono le 2 di notte, mi sto mettendo con anche Alessio e Manuel a rispondere, ricominciamo da capo, non è un problema, sono le 2 di notte, io sono ancora qua. Comunque, per rispondervi tutte le domande, non mi sto innervosendo, ma mi innervosisco le stronzate che dice Gianluca e altre robe che non c'entrano un cazzo, perché avete parlato per 1 ora e mezza di robe contro di me e tutte queste cose qua. Adesso siamo qua per rispondere in maniera educata Sasha, a tutte le vostre cose. Vorrei che andassimo avanti col discorso, Sasha, non che continuiamo a ripetere le stesse cose e voi ci continuate insomma è un loop infinito. Sasha, perché scusa, ti posso di notte, fare una domanda? Rispondere e andare a dormire, sì, certo. Posso farti una domanda? Mi par di capire che tu sia, cioè, hai maturato dell'esperienza, ma non sei un esperto come i tuoi due sodali, non so come definirli, giusto? Ma penso proprio di sì. Guarda, tu proprio, guarda che parli. Ragazzi, voi due fate morire. Vabbè, io almeno ho ancora una credibilità, Sasha. Io denunce non ne ho ricevute, addirittura da una donna le ho ricevute, pensate. Entriamo nel merito. Ragazzi, vediamo questa roba inutile. Grazie, Pedinari. Denunciato da una donna, pensate. Le donne non possono denunciare. Ma che vuol dire sta cosa? Non ho capito. Entriamo nel merito, per favore. Andiamo avanti. Denunciato da una donna. Allora, e possono anche denunciare ad oggi, incredibile. Certo, allora, scusate un attimo. E meno male che l'hanno denunciato. Guarda com'è rimasto. No, ragazzi, vi butto fuori a tutti, Allora, questa roba proprio no. Ma con chi, allora, chi si riferisce? Non ne ho idea, non sto capendo una cappella. Ho capito solo, guarda com'è rimasto. Vabbè, ma tu comunque a Dubai ci puoi venire? O magari vieni in vacanza come Fedez al Bulgari e ti diverti? Ma con chi stai parlando, Anima? No, è una bella vacanza. Ma con chi stai parlando? Ma chi è che mette queste voci? Ma perché? Con chi stai parlando, Anima? Non ho capito. Nel senso che ti viene a fare una vacanza come ha fatto Fede al Bulgari. Ma con chi stai parlando? Non ho capito. Gianluca, mi sa. Con Gian. Ma dobbiamo andare... Andiamo al Bulgari, Fedez? Va bene, sì. Allora, posso dire... Dai, raga, sta roba è inutile, per favore. Andiamo avanti, dai. Su. Allora, basta queste stronzate. Mi par di capire che tu non abbia le competenze dei tuoi due amici, ok? Perché le dovrei avere? Come se no, ma aspetta, fammi finire il discorso. Io lo capisco, si sente un po' accerchiato. Andiamo avanti. Cosa ti dà la garanzia, non capendone così bene, che dietro questo progetto ci sia la trasparenza assoluta? Cioè, che cosa ti ha fatto dire, cazzo, ci metto la faccia? È quello che non riesco a capire. Come ti ho detto prima, mi piace provare a fare imprenditoria online, questo è un business online, mi piace il mondo del trading perché l'ho approfondito prima su me stesso, guadagnando e perdendo soldi, capendo anche altri tipi di persone come lavorano, perché è vero che nel mondo del trading ci sono anche un sacco di schifezze e di gente che fa cose prima. Ma qual è stata la cosa che ti ha fatto dire, cazzo, loro sono quelli giusti? Quello non ho capito. Qual è stato l'elemento? Non lo so, tu quando fai una società con qualcuno, come... Ok, sì, ti faccio capire, vuoi sapere cosa faccio io? Vuoi sapere cosa faccio io? Non chiedo soldi agli altri.
Io se ho un investimento, faccio un business plan, faccio un piano di sviluppo industriale, ok? Cerco di far capire all'investitore che sta investendo su di me che la cosa è funziona ed è trasparente. E ci sono degli elementi che mi portano a capire che l'investimento che sto facendo, io se ho investo in una certa cosa, ti so dire, investo in questa cosa perché un elemento, ma entrando nel merito, mi ha colpito. Come fai tu a non riuscire a dirmi cosa ti ha fatto credere in questo progetto? Cioè, perché questo e non un altro progetto? Perché conoscendo varie persone che fanno sei trader o che mi hanno anche proposto diverse esposizioni... E qual è la differenza, tra loro due e gli altri? Sto rispondendo. Inizi a capire come funzionano le dinamiche del trading, che non so se tu conosci, come esattamente funzionano le cose, come addirittura anche le persone fregano i soldi. Oppure magari anche Germano giustamente ha fatto l'obiezione, ma magari questi qua prendono i soldi con le CPA o le cose, eccetera, eccetera. E io queste cose magari fino a tot tempo fa non le sapevo. Io fino a che non ho avuto, diciamo, un range di informazioni importanti, che poi soprattutto mi hanno anche saputo dettagliare molto bene Manuel e anche Ale, che lavora addirittura, diciamo, tra virgolette, comunque collabora con i broker, sono riuscito in questo ultimo anno, prima di lanciare un progetto, a capire tante informazioni, soprattutto anche quanto loro fossero preparati in questa cosa qua. E ripeto, sono arrivato a lanciare una cosa una settimana fa e siamo qua a parlarne, quindi è stata insomma subito è nato subito questo polverone su un qualcosa che io mi sento sicuro di quello che sto facendo. Sasha, scusami un attimo, secondo me la domanda di Fede era molto precisa. Se tu dici di non avere competenze alcune in una materia, come fai a valutare la validità di persone? Chi ha detto questo? Io ho detto che ho raccolto tante informazioni durante quest'anno che mi hanno fatto capire un sacco di... Quindi tu in un anno sei diventato esperto a tal punto da poter... Ma chi ha detto questo? Gli esperti le prendi e lavorano insieme a te. Cioè, no, ma infatti... Devi essere esperto in qualsiasi... Io ho capito quello che stai dicendo, però vorrei che tu entrassi nel merito, cioè... Mi hai detto, io ho esperienze pregresse che mi hanno fatto capire e ci sono anche incappato in alcune truffe, ok? Ho capito che questo progetto qui non è la truffa, è il santo graal, è la cosa più figa che potessi lanciare perché uso la mia faccia, perché non posso perdere la mia faccia, quindi io ti vorrei chiedere nel merito, che cos'ha di diverso questo progetto rispetto a quelli che ti hanno inculato, detto proprio in francese? Dal loro grido, diciamo, no? Che già sappiamo come andò. E lì siamo stati i primi, diciamo, a portare Qual è l'elemento di trasparenza in più? Qual è l'elemento che ti ha fatto dire, minchia, ci metto la faccia? Vabbè, non ti dà fiducia il trader professionista. No, dai, a parte gli scherzi, vorrei che entrasse nel merito. Perché la conversazione. Vorrei che entrasse nel merito perché ci sarà stato un ragionamento di fondo che lui ha fatto, ma, no? Ma io te l'ho appena spiegato. No, non sei entrato nel merito, non mi hai spiegato la differenza. Ma di che cosa? Cioè, non sto capendo cosa stai cercando. Te la rispiego. Ti ho detto, ho parlato con tantissime persone. Queste persone mi hanno introdotto ancora meglio a tutto quello che è il mondo del trading, quindi ho acquisito fiducia in questa cosa con loro, e dopo un anno prima di lanciare un progetto ci sono state tutte queste domande, tutte queste, diciamo, obiezioni che ho fatto per capire... Non stanno emergendo in questa conversazione tra me e te, cioè si parli di domande, affermazioni, di cose... No, dice che tu sei un po' sul vago, ma no? Che cosa devo dirti? Cioè, io vorrei capire, ti faccio un esempio, no? Io domani trovo, tu mi dici, ho conosciuto questi due ragazzi, ho investito, ti faccio degli esempi, per esempio, tu hai lanciato Bohem, ma chi ti avrebbe assicurato che questo progetto sarebbe andato in una maniera incredibile? Cioè, tipo, domanda? O ti sei affidato delle persone che sono forti? No, caro, è una domanda. Ti spiego, ma non puoi paragonare queste cose perché sono due cose diverse. Io non ho chiesto ai miei fan, a dei ragazzini, di mettere 2,5 milioni di euro su questo progetto. Sono andato da delle persone, si chiama Leonardo Maria Del Vecchio ed è l'uomo più ricco d'Italia, il secondo uomo più ricco d'Italia, con un business plan.
con bello te, però non mi pigliare per il culo, perché io ho fatto il lavoro serio. Ho detto beato te che hai conosciuto questa persona. Ho fatto un business plan. Ah, scusami, ho fatto un business plan, ho fatto un piano di sviluppo industriale, ho creato un prodotto in un anno e mezzo, ma è un progetto. Ma poi il rischio di impresa è tutto suo. Cioè, che dove c'è il rischio di impresa? Dove c'è il rischio... È il mio rischio di impresa e la mia reputazione, quindi non capisco perché giudicare un progetto che è uscito una settimana fa, di cui voi non siete ancora neanche... Cioè, perché è sbagliata la premessa, Anima, Anima, ti rispondo io se vuoi, visto che prima hai fatto un pippone, giustamente, per rispondere a tutto. Allora, in realtà la roba della credibilità decennale l'hai già utilizzata in più ambiti, non basta questo, anche perché in passato l'hai già fatto, anche mi ricordo... Ma che è sto casino? Dai, ragazzi, cioè, vabbè, non capisco nulla. Niente, che c'è Tarzan che parla. Non capisco nulla. Top Joker. Cioè, lo fai spesso questo discorso, però purtroppo non funziona così. Io mi ricordo anche in passato, quando entrasti nel mondo del personal training senza avere nessun tipo di competenza. Cioè, non è... la prima volta io che non comunque... ho mai venduto niente, non ho mai detto niente in quarantena, ho fatto vedere che mi stavo allenando. No, quella è un'altra, è una per cosa convincere... successiva, Anima, ma già ne parlammo ai tempi. Ma quando? Le cripto anche, allora, poi c'è ma stato ancora, ma torniamo sempre sugli stessi discorsi, cioè, ma vogliamo no, ancora, è cioè, siamo non sempre è... qua a fare hai fatte te, oh, torniamo, fate te, quindi che cosa vuol dire? Allora ragazzi, quindi, però hai qua fatte, come stiamo... e quindi nessuno no, sta ragazzi, così devo chiudere allora, tutto aspetta, però, così devo chiudere tutto, basta, mi costringete a chiudere tutto così, non Anima non mi parlare sopra, sponsorizza la banca domani. Aspetta, no, sponsorizza domani una banca, poi la banca fallisce se la vengono a prendere con te influencer, oppure vai a sponsorizzare quel ristorante con tuo padre del pesce, magari domani uno si prende l'intossicazione, vero Gianna? È colpa tua perché l'hai sponsorizzato quel ristorante. Certo, no, ma continuiamo certo, pure a fare tutti certo, questi discorsi Certo, non della qua, casualità. No? Se lui, allora, se già, ti rispondo io, se Gianluca, Anima, stai calmo. Dai che ti offro una cena quando viene a Roma. No, allora, se Gianluca... Volevo dedicare un'ora a questa live, sono due ore, cioè sono... Insomma, Anima, l'ho già detto, così perdiamo altro tempo, lo capisci che se non mi fai parlare no, perdiamo altro tempo. No, vorrei concludere perché abbiamo risposto a tutte le domande. No, perché ti ho cominciato a parlare, mi hai stoppato appena ho citato personal trainer e hai cominciato ad attaccare Gianluca. Non ha senso, se Gianluca domani se Gianluca sponsorizzasse un ristorante dove c'è ad esempio una diretta partecipazione della mafia e lui ne fosse consapevole, ovviamente ne risponderebbe lui. Non funziona così la delegittimazione. Cioè, io sponsorizzo Marco Chitano Industry, ok, e mi assicuro, perlomeno in buona fede, facendo delle verifiche, che sia una cosa clean. Non è che l'ho sponsorizzato e vabbè. Ma comunque, al di là di questo, io voglio un attimo tornare al punto, se no è un casino. Parola a Mr. Rip, poi palle uomo, e poi ridiamo la parola ai ragazzi. No, volevo mi sono perso un pezzo importante del mondo del copy trading didattico. Quant'è la percentuale che si prende dai profitti ogni mese? 30% hanno detto, il 30%. 35%. Quindi non solo il trading deve essere particolarmente di successo, ma deve essere proprio fortissimo. Che percentuali di ritorni avete? Perché se un mese fate più 30%, il mese dopo fate meno 20. Gli ultimi 5 mesi sul copy presente su Vantage la media del 5,5 qualcosa. 5,5% sì. Al mese? Sì. Ok. Con un drawdown massimo del 27%, che è importante perché denota okay. Insomma la rapporto rischio rendimento che puoi avere. Quanto facci? Mettiamo fosse 5,5% al se mese. La media rimane questa, se la media rimanesse a 5,5 sarebbe tipo 65% all'anno, qualcosa del genere. 67. Aspetta, 5,5% al mese, 65 l'anno? Come? Quanto fa il 5,5% al mese sull'anno? Per 12. 5 per 12, 60, 0,5 per 12, 6. Non ho bisogno di fare altre domande. Il solito test del capire se la gente capisce il test dell'interesse composto è stato già fallito. Ok, grazie. Non ho altro da dire. Allora, attenzione, non voglio discutere sul test dell'interesse composto. Allora, ma cosa ne puoi sapere? 120 l'anno già mi dimostrano le loro skill. No, scusa un secondo. Allora, ma figurati, non ti preoccupare. Voglio spiegare una cosa di interesse composto. Senza dati uno che giudica, va bene. Per spiegare quello che ha detto. Questo commento di Anima è bellissimo. L'interesse composto, qua dipende se non ritiri i soldi. Raga, ragione. Ragazzi, è matematica. Il cliente è consigliato per 20 ogni mese.
ha parlato di interesse composto, se rimane i soldi e non ritirano, ha senso il discorso che fa, ma se ritirano, quindi non ha messo un'altra, diciamo, anche se non è costante quel 5%. Ma deve parlare un attimo, ragazzi, così rispondo. Quello da cui copiate fa il 5,5% al mese e quello da cui copiate va avanti, non fa 60 l'anno, faccio. No, attenzione, perché... Ma, 12, scusa, però. Voglio rispondere a questa cosa. Se io ho un conto da, per esempio, 1000 euro, io non apro con 1 euro, 10 euro i miei trade, li apro in lotti, che sai già cosa sono, no? 0,01 lotti corrisponde a una certa quantità di euro poi convertiti sulla base della valuta che sto comprando. Nel momento in cui io apro, per esempio, 0,4 lotti al mese con un conto da 1000 euro e faccio il 5%, quindi faccio 50 euro, il mese dopo non è che posso aprire 0,04 2-3 lotti perché il conto è arrivato a 1050, sarà sempre 0,04 perché c'è un minimo di lottaggio che io posso aprire, quindi non posso arrotondare. Io potrei fare quel genere di interesse se avessi magari 10.000, 100.000. Non va cavallate così. Questo è il discorso. Poi, attenzione, l'interesse composto, anche qui c'è un errore che è una percezione sbagliata, che è per forza ogni mese. Io posso un mese essere in pari, un mese essere in negativo del 10%, e quindi io quei 4 mesi che recupero la perdita fatta nei 2 mesi prima, mi sono già mangiato la possibilità di fare interesse composto quest'anno. Per esempio, se io perdo da 10.000 e perdo 2.000, arrivo a 80. Particolare di ritorno. Perché se sono in 2 mesi di fila, non sono in profitto. Non ce la fai a far finire di parlare. Purtroppo non è una Parla tu. Ho voluto rispondere un attimo io, che qui c'è stato casino, cioè il discorso è, ha ragione lui, se te ragioni così con 5% c'è l'interesse composto, il fatto è che i clienti sono tutti dentro un canale privato dove noi mensilmente gli consigliamo personalmente, come facciamo noi, di prelevare quelli che sono i profitti. Perché? Perché è bene che intaschino soldi, cioè veramente è un progetto che vediamo a lungo termine. Conviene che rimangano dentro, no? Se voi fate il 5% al mese... Cioè, a me converrebbe fare CPA col bacino d'utenti che avrebbe Anima, porterei in tasca 1 milione di euro nel giro di 6 mesi senza avere problemi. Il problema è che non lo facciamo, non è un discorso, dire che il 5% lo restituisco, gli consigliamo di ritirarlo, ma che discorso è? Sta diventando un investimento se sta investiti a lungo termine. Fate 5% al mese, che ti dovrebbe trading non è investimento, fate fallire il broker. Perché facciamo fallire il broker? Perché il broker tu dici che siamo i B-book, quindi noi non siamo i B-book. Noi abbiamo un'esecuzione a mercato reale. Il broker non ci mette a Il broker scambia. Poi piazza gli ordini, sì, a mercato reale. Abbiamo un'esecuzione a mercato reale. Sì, e questo è il motivo per cui noi, anche volendo agire in malafede, non ci converrebbe. Perché, per esempio, se una persona aprisse un conto da 500 euro, iniziasse a copiare il copy trading, a prescindere che sto mese faccio anche schifo, perdo il 30%, questa persona sul suo conto si vedrebbe anche lui un meno 30%, no? Quindi da 500 si vede arrivare a 350, perfetto. Lui dice, no, fate cagare, io ritiro i soldi, noi che guadagno abbiamo avuto da questa cosa qua? E questo è il discorso, lui preleva tutto quello che gli è rimasto, magari si incazza, mi insulta, prima soprattutto mi insulterebbe, io finirei di mettere la mia faccia. Guadagna lo spread dell'esecuzione a mercato, ma non è la controparte del trade eseguito. È diverso. La controparte significa che il broker guadagna dalla perdita. Lo spread significa che il broker guadagna solo dall'esecuzione. E peraltro, parlando di esecuzione a mercato finto, quindi guadagno dalla perdita, se tu vai su Fineco, nella parte di trading, e guardi gli articoli in fondo, c'è scritto esplicitamente Fineco fa da controparte per l'esecuzione dei CFD, quindi per l'esecuzione dei trade su euro dollaro e altri, insomma, generi di coppie valutarie sul Forex. E parliamo di un broker che tu vai a Milano, vedi la metro, Fineco dappertutto. Quindi non vuol dire che, cioè, nel senso, in Italia sono tutti perfetti. È meglio di Fineco, diciamo, Vantage. Noi abbiamo un particolare accordo con Vantage per avere esecuzione a mercato reale, in modo da non avere un broker che gioca contro noi stessi. E questo è il punto. Non una prova certa di questa cosa, perché assolutamente tu li puoi assolutamente chiamare, chiedere, sono obbligati a dirti in che mercato sei. Prova, cioè, dire, guarda, quando ti era stato proposto, se non erro, anche di fare una call direttamente tu privata con manager di Vantage Market. È stata chiesto oggi a voi e tutti i clienti, è possibile farla? Non possono, hanno visto questa live sicuramente, non lo so, però non possono per legge pubblicarsi online, però privatamente a voi e a tutti i clienti sono disposti a spiegare e mostrare tutti i documenti del caso. Fatto sta che io vorrei andare a letto, questa cosa è andata un po' per le lunghe, e alla fine la problematica principale che a me preme risolvere qua è il fatto regolamentazioni delle piattaforme.
questo, io sono qua non per fare la legge del diavolo, non sono nessuno, non ho lauree che mi fanno entrare alla Consob, non me ne frega assolutamente nulla, io parlo per esperienza personale e parlo soprattutto per quello che sono i dati ad oggi, e rifaccio il riferimento della piattaforma che ha 174 paesi di pubblicazione, una piattaforma come Vantage, che è un broker in piedi dal 2009, ok, se proprio volete sapere, con fondi segretati, bla bla bla, non ha senso per lei, come per tutte le altre, ce ne sono tantissime, ok, andare a fare una regolamentazione per singolo stato per la spesa. La regolamentazione Consob ha un costo di circa 1 milione di euro e 3 mesi per averla, ok? Per il bacino di utenti che ci sono in Italia non ha senso, ok? Per questo Vantage è regolamentato ASIC, UFSC, UFSC, ok? E FCA, che è quella sostanzialmente Inghilterra, e tra l'altro la regolamentazione che permetteva di ottenere la regolamentazione anche ESMA, che è quella europea pre-Brexit. Dalla Brexit. ESMA non mi risulta, perché ESMA... ESMA non è più ESMA dalla pre-Brexit. Dopo Brexit, ho capito. Germano, quello che è regolamentato FCA e quindi Brexit, ESMA e quindi regolamentato Europa, in Sudafrica, ragazzi, è in Sudafrica la WEF, quale hai detto? L'FCA è in Sudafrica. E qual è quella che è in Inghilterra? L'FCA in Inghilterra, in realtà. Inghilterra. Che ragazzi, se no, ce l'ho qui, FCA nell'UK, ASIC in Australia, basta. ASIC è la regolamentazione più difficile. No, scusate, io non vedo, però sul sito non la vedo, cioè io vedo l'FSCA del Sudafrica, quella di Kumul Highway a Port Vila a Vanuatu, e poi quella dell'ASIC, Australian Security australiana, che ci dà ce l'hanno in terzo, te la posso fornire, ti posso fornire il link dove si vede. Non c'è sul sito, strano, ok, non c'è. Non è sul sito perché lo stai guardando da un continente europeo. Ti ripeto che dopo ESMA, cioè dopo Brexit, non hanno regolamentazione ESMA, quindi tu non la vedi. Se io ti mando il link dei clienti che si registrano da, non lo so, dall'America, dall'Inghilterra, tu vedi. Generalmente uso una VPN. Esatto. Negli Stati Uniti poi non potete, cioè Vantage non opera negli Stati Uniti, Cina, Stati Uniti, in Canada. Guardiamo se lo trovo al volo. Non opera negli Stati Uniti. Cambia semplicemente il dominio per questo motivo. Ah, ok. Vabbè, comunque qui siamo nelle serietà. Posso fornire qua, ce l'ho trovato. .co.uk dovrebbe essere. Sì, vantage-market.co.uk. Lo trovate. Poi diventa Vantage Market, che è un altro dominio. Sono più domini anche su questo aspetto, volevo appunto arrivare al punto. Perché? Ci sono più domini come piattaforme per continente, semplice. La chiusura di quello della Consob non è stato oscurato, ok? E questo vuol dire in fase di controllo, come sono in fase di controllo tutti quegli altri. E la manca è stato oscurato veramente Vantage dalla Consob, questo lungi da me dire il contrario, ma è stato oscurato per la mancanza, e questo vi dico perché Vantage riceveva reclamo di questa cosa, non l'hanno considerato fino a che non è successo questo, della mancanza di un banner che annunciava al cliente l'uscita dalle regolamentazioni europee, avendo cambiato le regolamentazioni. Ti posso dire una roba? Poker che è dal 2009 è presente in 140 paesi, questo è un dettaglio cruciale, poi per carità non è una roba criminale. Fatti capire quanto è importante per lui alla fine il mercato italiano, cioè per lui è un numero... Non frega nulla, diciamo. Lungi da me anche qui dire che non lo considera, però è un molto minore confronto al suo mercato. Qual è il mercato principale di riferimento, per mia curiosità, di Vantage? Australiano? Australiano. Allora chiedo anche a Sasha, no? Ma veramente per curiosità, perché io mi rendo conto, grazie, io capisco, no? No, ma la sindrome della cerchiata, siete stanchi, sono passate le due. Come mai avete scelto proprio questo broker che poteva creare, no? Abbiamo cercato diversi, che non li ho cercati io, li ha cercati Manuel, ha cercato diversi broker che potessero, diciamo, parlare, alcuni magari non ci davano neanche troppo l'assistenza, poi ripeto, tramite Manuel sono arrivato ad Ale ha dei contatti stretti con i broker, quindi Vantage. Perché non poter arrivare a parlare direttamente con loro, cioè perché io devo, cioè, no, dal momento, cioè, non conosco il capo del broker, però quando io posso, se, invece di mandare una mail dell'assistenza quando ho un problema, parlare direttamente con loro e chiedere tutte le informazioni a loro direttamente, quindi salgo di un gradino, mettiamola così. Soprattutto perché magari dovevamo lavorare con un broker per poter fare un copy trading.
Ale ci ha dato una grande mano. Ci sta, ci sta. Io vedevo che Giorgio stava cercando delle cose, ma... Io avrei una domanda... Sì, un attimo, Mr. Hip, poi palle, vai. No, stavo al volo cercando un po' di cose su questo bando. Però è poco rilevante la questione broker e cose del genere. Beh, vedete, non so, avete già risolto la questione Consob sul sito da Consob, ho detto che non è autorizzato, però non ho capito bene se avete risolto oppure no. Ho perso questo passaggio. Non gli interessa essere autorizzato. Il cliente, quando entra sul sito Vantage, deve accettare, flaggare che se e vuole uscire, cioè lavorare con una leva più elevata dell'1.30, deve accettare di uscire dalla regolamentazione europea. E lo può fare un cliente, ma lo deve accettare lui. Quindi se poi volesse lavorare per se stesso con una leva più elevata o partecipare alla strategia del nostro copy trading che lavora con una leva più elevata, deve accettare, ma non è obbligato. Cioè lui può anche rimanere, iscriversi a Vantage e rimanere con una leva 1.30 se vuole, desidera, non è un problema. Però essendo che MiFID 2 non si applica in questo caso. Cioè se io vado in banca e chiedo di voler investire, mi fanno un questionario e se risulta che non ho una certa attitudine al rischio o conoscenza degli strumenti, mi fanno investire. Qua basta metti un flag e posso investire 100 per. Ma è un flag con delle... A parte che c'è un po' di roba da leggere, comunque. Parola palle uomo, palle uomo. Allora, su questa cosa, se Mr. Rip mi assiste, la cosa che io ho tenuto nascosta fino ad ora è che in realtà sembra che il sito Vantage non è proprio adibito al mercato europeo. Ad esempio, quando io mi connetto a Vantage, mi esce un disclaimer che dice: grazie per aver visitato il sito di Vantage Markets all'indirizzo bla bla bla. Il sito web è destinato a persone residenti in giurisdizioni in cui l'accesso al sito web è consentito dalla legge. Greve. Si prega di notare che Vantage e le sue entità affiliate possono... Fine. Fatelo finire, poi. Si prega di notare che Vantage e le sue entità affiliate non hanno sede né operano nella vostra giurisdizione. Scusate, non ce la faccio. Facendo click sul pulsante riconosci, l'utente conferma di accedere a questo sito web esclusivamente su sua iniziativa e non come risultato di una specifica attività di marketing. La vostra, ragazzi, è un'attività di marketing. Desiderate ottenere informazioni da questo sito web che sono fornite su sollecitazione inversa in conformità con le leggi della vostra giurisdizione. La spinta è stata dal figlio che al genitore che è minorenne e ha detto al genitore di farlo, quindi non ha detto che è il marketing. Ha detto che è il marketing. È un'attività di marketing. Marketing vuol dire che io prendo il banner di Vantage e faccio una campagna pubblicitaria. La sponsorizzazione non è attività di marketing. Va bene, ragazzi, dai, però questa è una super cazzola. Così non ce la faccio. Non ho capito cosa, io scusate, potete ripetere. Non fate sponsorizzazione alla piattaforma. No, allora, l'attività di soprattutto marketing... Scusate, la domanda è se questa cosa. Scusa, Safedez. Se questa cosa è circoscritta, non il perimetro è fuori dall'Italia. Siamo d'accordo? No, non siamo d'accordo. C'è scritto diversamente in quello che lui ha appena letto. Per rispondere a quello che ha detto Palle Uomo ha letto il disclaimer che appare, che è quello che nomenclavo, che Consob ha contestato l'assenza. Praticamente questo disclaimer è obbligatorio per tutte le piattaforme non regolamentate SISEC. Fermi tutti. SISEC è un tipo di licenza. Ok? La conoscete? No, possiamo soffermarci su quello che ha letto Palle Uomo? Scusate, cosa si evince da quello che ha letto Palle Uomo? Scusatemi. Io da interno evinco che non abbiamo la licenza SISEC, come posso farti altre piattaforme mostrarti questo banner. La parte sull'attività di marketing. Sull'attività di marketing, quello che fa Sasha legalmente non è promuovere la piattaforma in quanto non manda i link. Quindi legalmente. Ma dai, su! È un escamotage allora. Ma cosa vi inventate? Ma scusa, è un escamotage. Dai, su!
è lo stesso fattore, cioè se dietro a stiamo parlando di questo perché Anima l'ha pubblicizzato, per l'amor di Dio. Appunto. Dove? Mandami la storia, dove pubblicizzano il broker? Mandami la storia, visto che ti piace parlare, Mara. Ma tramite il gruppo, dai, Anima, su. Dai, che fate gli screen di qualsiasi cosa. Anima, è come la gente che giustamente non può sponsorizzare il gioco d'azzardo. Quanti escamotage, Anima, quanti escamotage, quanta falsità. Di link comparativi. Dai, non ci prendo in giro. Dire, vado a comprare marijuana con minorenni, cioè chi lo fa il discorso Sasha. Non ci prendiamo per in giro, dai, su, che pure dai. Perché vuole, che vergogna. L'asilo, l'asilo aver ragione. Allora, Anima, io non voglio una presa in giro, che ci sia la sponsorizzazione è evidente, cioè mo al di là. Poi no, poi sono d'accordo sul fatto che chiaramente c'è il velo, ok, della legalità, esattamente come i link comparativi per il gioco d'azzardo. La classica cosa fatta alla legge, trovato l'escamotage. Però adesso davanti a noi il gioco d'azzardo, vabbè, no ma è che la sponsorizzazione c'è, non si può dire di no alla fine, cioè non si può dire che non c'è un bacino di utenza che visualizza un sito. Di conseguenza io ti posso bravo, vedi, la sincerità apprezzo. Questo bacino d'utenza, ok, non è illegale nella piattaforma. La piattaforma è legale, i fondi dei clienti sono tutti segretati. Non ho detto che è legale, Non ho detto che è legale. Ho detto che in Italia la Consob ha detto questo. Per quanto riguarda quello che abbiamo già affrontato, questo era un discorso diverso. Quello esatto, lo fa per fattore leve delle piattaforme, perché leve superiore a 1,30 in Italia non si possono pubblicare, soprattutto avere. E fatto sta che si esce dalla giurisdizione, soprattutto italiana, anche per questo motivo. Ma se il cliente vuole una leva inferiore a 1,30, quindi rispettare i criteri di Consob, può fare chiaramente la tassazione, ok, su quello che è il suo conto di investimento, può tranquillamente richiedere al supporto della piattaforma, del suo conto, al suo account manager dedicato, di avere tali condizioni. La piattaforma la dà. Questa è la mia risposta. Sì, su questo sì. L'unica cosa che vi dico, magari mettetevi d'accordo prima di entrare, perché poi uno dice sì, l'altro dice no. È un po' macello. Greve. Non eravamo qua se non c'era questa. Hai ragione te, va benissimo. Però è lo stesso discorso. È come dire, è legale comprare marijuana, è legale venderla, comprare alcolici ai minorenni, vendere ai minorenni. Stai sul filo di quella che potete chiamare la legalità, tranquillamente. Vabbè, però non è una bella cosa da dire. No, però guarda, ti dico che apprezzo la sincerità. Cioè, almeno lo sta dicendo. Io farà piacere ad Anima. Farà piacere ad Anima. È legale al 100%. Ma non lo sa, ma Sasha ha appena detto: io ho investito in una cosa che è super trasparente, che era limpidissima. E tu mo mi stai facendo il funambolo. Lui ha detto, ditemi una cosa, che le persone che si interfacciano con lui, che le persone, cioè che il cliente non sa, ditemi una cosa che il cliente non sa, che lui fa tutte le domande che vuole. Ti posso dire, in questo caso io posso dirvi, ragazzi, da uno che veramente non ci capisce una sega, perché voi quando parla Palle Uomo, quando parla Mr. Rip, io non ci capisco una sega, raga, di sta roba qua. Cioè, no, non ci capisco niente. Quindi sono esattamente il target di Sasha se fa una storia. Ok? Quindi io quello che voglio capire è: sono investimenti ad alto rischio oppure no? Lo dite? No, non lo dite. Lo diciamo sempre. Il trading è per eccellenza il tipo di investimento più ad alto rischio che uno possa fare. Più dell'immobiliare, più delle azioni, più dei bond, eccetera, eccetera, è per sua intrinseca natura più rischioso, quindi, perché i ritorni sono più alti. Quindi possiamo dire scusate, quindi possiamo dire che non è la soluzione per diventare ricchi? No, allora. Ma non l'abbiamo mai detto? Questa non sto dicendo che l'avete detto, Ricchi assolutamente no, cioè ricchi poi se parti con un capitale di 1 milione di euro... Senza ricco, magari, esatto. Se tu dici che il 5% sì. O generico, sì, c'è la media degli ultimi 5 mesi. C'è il metodo per diventare ricco. Non è un metodo. Allora, punto primo, non è così semplice. Cioè, se tu ti mettessi fisicamente di fronte a un grafico, prima di trovare una soluzione dal punto di vista statistico, dal punto di vista di un qualche tipo di algoritmo, lo sai che io sono laureato in fisica. Crea un conto demo, Mr. Rip, lo colleghi al copy trading e vedrai per i prossimi 6 mesi tu stesso. E condividi l'investimento da tutti quanti, se vuoi. Interessante, Manuel. Collegati al copy trading con un conto demo.
Okay. Diamo la scommessa, aspetta, noi vi diamo un conto demo per uno, lo tenete collegato 6 mesi. Se tra 6 mesi quel conto ha fatto una media del 5% a mese, voi mettete di tasca 100.000 euro per uno. Ma anche 100.000 euro per uno. No, no, dai, io ci sto. Io ci sto, raga, dai. Dai, mettiamo io e Fede, dai. Ci sono modi molto facili, si chiamano reverse martingala, per fottere le statistiche. Immagina che tu vai al casino, guarda, ti spiegano che vai al casino e vai su una roulette e ti giochi 35 numeri su quella roulette. È molto probabile che vinci poco. Devi fare il 5,5% medio mensile, ha detto Alessio, ha detto, cioè, a patto che tu fai 5,5% e mediamente vinci, no. 95 casi vinci. No, mediamente perdi, non vinci. Ha ragione, ma non lavoriamo martingala né conguiglia, il nostro non è un software di trading automatico al 200%, ok? È la parte dell'intelligenza artificiale che lo fa. La parte dell'intelligenza artificiale che filtra degli ordini che seguiamo al mercato, assolutamente. L'intelligenza artificiale da degli di aperture in buy and sell, poi c'è un trader manuale che opera e mette gli ordini. Esatto, esatto. Ma poi non c'è un sistema automatico. Vi posso dire un altro segreto che forse Mr. Rip conosce, voi non lo so. Sì, andiamo avanti. Ad esempio, nei casinò di cui si parlava prima, c'è una lista di persone che non possono entrare. Sono per lo più matematici e fisici. Perché contano il 30%. Pure il CEO. Nelle case di scommesse online, nelle case di scommesse online, se uno vince sempre perché gioca seguendo un certo tipo di scelte, non può trovarsi il conto sospeso perché è stato vietato dalla legge, ma di solito gli riducono la giocata massima di importo minimo, una sterlina, due dollari. Nel trading non può succedere perché non esiste. Nel trading non può succedere, certo, perché, aspetta, sì, invece, perché non può succedere. Tra i clienti, io se te esempio, ora non ho capito bene l'esempio, ma un esempio tecnico e pratico, se io mi è successo poco tempo fa, un cliente che praticamente ha avuto problemi legali col fisco, quantomeno ha andato su un giornale perché ha ammazzato una persona, qualsiasi cosa, ok, per compliance questo cliente viene bandito. Se lui lo fa dal momento che è registrato la piattaforma in poi, la piattaforma per compliance, sempre per legalità, deve prendere il cliente, rimborsarlo e buttarlo fuori dalla piattaforma, e questo ve lo posso garantire. Oppure limitare il volume di investimento. No, lo deve chiudere. No. Entro 15 giorni, mi sembra, non sono sicuro. Posso... Quindi non si può vincere. Perché non si può vincere? Perché se vinci ti rimborsano e cacciano. Ma questo è nel caso in cui tu fai un reato, cioè in corso magari qualche procedimento? No, è un caso rarissimo. No, sto dicendo se tu vinci sempre. Che dici è perché il casinò è la il casinò è la controparte. Il mercato su cui giochi è la controparte. Il trading si tratta su una speculazione dove la controparte sono gli altri trader o gli altri operatori, gli altri fondi perdenti. Quindi esiste il broker... trader, esiste il supremo dei trader e tutti quanti copi incollano quello che fa lui, tutti quanti vincono. Quella non funzionerebbe più quella strategia. Non funzionerebbe più la strategia. Perché se una strategia la utilizzano tutti va aggiornata, perché non è più profittevole. Ma si aggiornano le strategie proprio per creare strategie ottimizzate alle attuali condizioni di mercato, ovvero strategie che non utilizzano la gran parte delle persone, perché per definizione se lo fanno tutti allora nessuno ci può guadagnare, deve essere più quelli che perdono. Quindi per definizione il copy trading è fallimentare. E non funziona se per definizione, se il copy trading lo usano troppe persone e avete troppi clienti, non funziona. Se legge, allora il termine tecnico è legge statistico, quindi molto semplicemente il modo in cui io guardo il grafico e dico si incrocia questa linea, quest'altra, eccetera, eccetera, quello è il mio trading plan. Se tutti iniziassero a usare lo stesso identico trading plan, quindi magari tutto il mondo mi copia, quello trading plan non sarebbe più profittevole. Guarda, perché te la metto più sul banale. Io devo cambiarlo ogni tot per renderlo vincente. Voi dite che non guadagnate sul volume del trading degli utenti che entrano col link, non ci credo banalmente, però il problema è che già nel momento in cui mettono per i partner e gli affiliati il fatto che loro guadagnano sul volume investito, non sulle vincite, ditemi quale parte sul sito di Vantage dice che si guadagna dal profitto. Sul profitto. Partnership e fornitore di strategia sono due cose diverse. Fornitore di strategia, tu hai guardato un'altra cosa, hai guardato la partnership. Io ho guardato più cose, però da nessuna parte si parla di guadagno sul profitto. Ma perché non l'hai trovata? È semplicemente perché me la mandi, dai. Anzi, certo, basta condividi. Che apri di social o basta. Adesso te la trovo al volo. No, condividi.
posso rispondere, ci sono due tipi di affiliazioni, e quello c'è nel caso dell'affiliazione introducing broker, si parla delle, delle regolamentazioni ECN di cui parlava prima Germano, okay? Vantage, essendo market maker STP ECN, può decidere come fare. Questa è la piattaforma, c'è affiliate program e CPA partnership, quindi scegli tu come affiliarti alla piattaforma. Voi avete detto che non guadagnate sul volume. Esatto, quando tu ti registri, ok, ti verrai contattato e puoi chiedere quello che è il markup, ok, che è il guadagno che tu dai sopra lo spread che il broker ha di base, ok. Se tu inserisci quel markup, vai a guadagnare sostanzialmente i dollari che il cliente in più paga. Nel nostro caso c'è il markup basico, ok, quel link d'affiliazione nostro, ok. Aspetta, se c'è il markup basico, c'è anche quello acido o cosa? Cosa vuol dire? Perché basico significa una cosa, però sì, non vuol dire che ci sono più opzioni di markup. Esempio pratico: il cliente ha due tipi di conto, spread zero, ok, e quindi il broker va a guadagnare 5 dollari di commissioni, che sono quelli che spende per mandare l'ordine a mercato, oppure c'ha lo spread e zero commissioni, e quindi in quel caso va a pagare lo spread e sono i soldi che usa per mandare a mercato la posizione. Fine. Questo è il guadagno della piattaforma. Noi guadagnate okay, poco, però il cliente, noi, però fascia e soprattutto i clienti, dipende dal capitale investito. Registrati dovrebbero approvare questa cosa, puoi inserire quello che è il markup e quindi i dollari sulle commissioni. Se questa cosa non ci credete, vi possiamo portare i documenti che volete, non abbiamo problemi, ok? Vi posso portare l'accordo che ha nel caso del link che utilizziamo per i clienti, registrato nel link che abbiamo per i clienti, e gli vedrete markup pari a zero. Ma quindi avete un link per i clienti? Assolutamente sì, se no il cliente va. Quindi fate marketing? No. Come no? Come no? È possibile. È esclusivamente per le condizioni della piattaforma. Ah, scusa, io allora... Vabbè, un escamotage! È un escamotage! Licenzi senza link. Guadagni da chi entra col link, ma non stai facendo marketing. Come è possibile? Se pubblicizzo senza link, i clienti vanno in quelle che sono le condizioni che sceglie il broker. Quindi il cliente potrebbe andare nella formula ECN come nella formula market maker. Per questo motivo c'è... Ma come fa il sito a capire che sono entrati tramite te? Intelligenza artificiale. È un link. Quindi c'è un link. Esatto, personale. E voi diffondete? No, lo do ai clienti, no? Poi registrati. Lo trovano. Voi esatto, avete delle mappe del tesoro sparse per il mondo, date degli indizi, lo trovano. Bravissimo. Ok, quindi state facendo pubblicità dove trovare le bravissimo mappe. Addirittura. Se tu dai indicazioni su come trovare il metodo per entrare, che è sbagliato per come definizione. Allora, è una cosa legale, si chiama One Piece, affiliate marketing, va bene? È una cosa 100% legale che può fare. Ma abbiamo visto che non si può fare, ad esempio in Germania, dove mi sono commesso, non si può fare. Dall'Italia immagino sia lo stesso, perché l'Europa più o meno fare Fiat program sì che si può fare. Bella Fede, okay. Scusate se interrompo, ragazzi, presente quella parte che ti ho detto Fede, prima, grazie. Ciao Surri, grazie mille. Sasha, posso dirti una cosa? Il conto demo, l'esperimento lo faccio se è per il problema è che poi, da quello che ho capito, dovreste pagarmi come testimonial, è quello che ho capito, che poi voi dovreste pagarmi come testimonial, già che la trombetta, vabbè, comunque, al netto di ciò, volevo dire una roba a Sasha, ma tu sei un creativo, forte anche. Ma cazzo, ma è quello il tuo talento, dai. Ma quello continua nei video di YouTube o in quello che sarà? Cioè, ma perché non espandersi? Io ho la tua età, tra l'altro, Fede. Perché non mi devo mettere anche in qualcos'altro che potrebbe ampliare? Cioè, anche tu ti... Lo so, guarda, insomma, io ti dico... E poi hai fatto anche dell'altro. Certo, cioè, sì, però ti posso dire, da fuori, da uno che non ci capisce un cazzo, sta roba non mi sembra safe, ma... Io te lo per dico... me te la posso anche rispiegare in privato quante volte vuoi. Noi siamo venuti qua apposta per dare la nostra spiegazione. Io questo lo apprezzo. E io no, a me non mi viene in tasca niente a dire, cioè, anzi, c'ho mia moglie che è incazzata che sono qua in live. No, Chiara, scusaci. Quindi, no. Quindi, però, quello che mi verrebbe da dirti è: ma minchia, ma riscopri la tua vena creativa, che da lì ti diverti e fai pure più soldi. Secondo me, bravo, parere che magari non serve a niente.
Ma comunque magari c'è ancora i video di YouTube, li sto, cioè ci sono, quindi dai. Comunque grazie per il consiglio. In bocca al lupo per tutto. Ciao ragazzi, ciao Surri. Siamo tutti lo stesso problema. Chiara Ferragni, sì, è vero. Anche le nostre mogli sono incazzate. Beh, la mia sta in Svizzera, quindi stasera sto in la data, poraccia. Allora, parola ad Anima che ha alzato la mano, prego, Sasha. Possiamo andare all'altra cosa che mi dovevi dire di Palle Uomo, così, perché mi sembra che tanto, è un cerchio, bella lunga, è un cerchio che si ripete di domande, sì, di cose sempre. Allora, facciamo una cosa. Perché qua sono le tre di notte. Sì. No, ma allora, intanto dico una cosa: grazie ad Anima e grazie ai ragazzi del trading, perché comunque state rispondendo nonostante le difficoltà. Poi in collegamento non è facile neanche gestire il tutto. Anche dalla chat hanno detto: beh, almeno combattivi. Quindi i complimenti ve li riporto. Allora, Germano, se hai da chiudere, anche Mr. Rip, altrimenti poi passiamo un secondo a Palle Uomo, che a questo punto, essendo su Discord, puoi anche condividere tu. Non so se volete fare l'ultimo appunto e poi passiamo all'altra cosa. No, io semplicemente volevo dire a Alessio. Sì. Avete parlato di una piattaforma senza conoscerla. In realtà non è così, la piattaforma la conosciamo, abbiamo visto, cioè tutto quello che abbiamo detto è vero, non è stato contraddetto. Tenevo solo a dire questa cosa perché poi in realtà abbiamo veramente parlato di tutto, anche riparlato di robe e ci sono state parti anche garanti sul marketing non marketing. Quindi no, io quello che ho detto è che hai detto a livello regolamentazioni della piattaforma non regolamentata Consob, e ti ho spiegato il motivo e che questo non limita la piattaforma nella pubblicazione a livello italiano. Anche perché, scusatemi, qui mi premo, noi italiani su tante cose siamo problematici. Hai ragione su questo, bro. Se soprattutto abbiamo un ente che dovrebbe regolamentare quelli che sono questi siti, e soprattutto un sito come Vantage in piedi dal 2009, che fa numeri, ok, milioni di nuovi utenti a mese, e non riesce a fermarlo nel mercato italiano, sarebbe veramente da chiudere quello che è. Beh, in realtà, guarda, sono d'accordo con te che siamo in su molte cose, ma l'abbiamo già risposto prima, purtroppo per la mole, esatto, non è fattibile, non e voi stessi avete dimostrato che sì, si può chiudere un sito, ma se ne apre un altro. È un po' lo stesso discorso del com'è che in Italia c'è così tanta evasione fiscale, fa un cazzo la finanza. No, purtroppo sono problemi più complessi. Però vabbè, dai, andiamo avanti. Mo tanto sono cose che abbiamo già trattato. Giusto, Giorgio, se vuole aggiungere una cosa, e poi parla uomo, così passiamo all'altro argomento. No, volevo solo fare un appello a chiunque ci sta vedendo: non fate trading, ragazzi. Non fate, oppure se volete farlo, fatelo per davvero. No, non fate copy trading, neanche sotto minaccia. Non è trading. Non fate trading da soli, magari, che magari se non avete mai fatto. Non fate copy trading, non fate trading in generale. Pensate a far soldi in altri modi e investirli in maniera passiva a lungo termine. Non fate trading, non fate copy trading. Non fate copy trading perché avete visto da qualche youtuber, non fatelo. Ok, giusto questo qua. Appello a chiunque ci segue. Grazie, Giorgione. Un abbraccio, ragazzi, Giorgio. Ragazzi, allora, Palle Uomo, poi vabbè, per quanto riguarda questo aspetto, diciamo che c'è un altro elemento interessante, cioè vedremo tra qualche mese, tra qualche anno come andrà, tanto esatto, la live rimarrà online, quindi poi faremo le dovute considerazioni e magari andranno a vostro favore, per l'amor di Dio. Palle, se vuoi condividere velocissimamente, che è una cosa interessante, però vabbè, in realtà non riguarda gli altri due ragazzi, vero? Li possiamo salutare? No. Ok, possiamo anche liberare. Tanto sì, abbiamo se col trading, sì, sì, al volo con finito, Anima. Sì, sì, trading abbiamo chiuso. Grazie, premo, ragazzi. Un abbraccio. Salutarvi, spero sia tutto chiaro. Poi, qualsiasi cosa, siamo disposti a tornare in call. Se avete bisogno di documenti, ci siamo. E soprattutto, se Germano vuole imparare qualcosa dai manager, vantaggio da me che non sono nessuno, la call è sempre disponibile quando vuoi, in modo che tu puoi esporre la tua versione in maniera ottimale. Grazie mille, ragazzi. Grazie, ragazzi, siete stati educatissimi. Un abbraccio. Una cosa, aspetta, Manu. Online io ho conosciuto e ho gestito il 90% delle persone che pubblicizzano questi broker a livello online, e vi posso garantire che nessuno di queste, ok, ha interesse sul cliente. Quindi tutti questi guadagnano a CPA. Ho clienti che guadagnano 650 euro sopra 500 che gli deposita il cliente, va bene? Sasha, e questo lo dico non perché qui, non perché siamo su questa live, è l'unico cliente che ha avuto premura, ok, e soprattutto ha voluto garanzie per quello che è il cliente. E chiudo.
Quindi pensate a quegli altri che sono online quotidianamente, che quelli vi aiuto anch'io a smerdarli, vi do anche i documenti legali che rappresentano quello che fanno. Ma quindi hashtag, hashtag ADV? Eh? Oltre a hashtag ADV. Anche voi avete fatto ADV in un certo senso, quindi grazie. Sì, no, sì, cioè, no, no, questo, ma no, questo però ci tengo a dirlo a livello personale. Non potete lamentare, abbiamo fatto fare la marchetta alla fine. No, esatto. Ma infatti, mo ti mando il bonifico, sa sciozzo. Te mando l'IBAN. Non c'è pubblicità negativa. No, te mando il bonifico, te mando l'IBAN per il bonifico. Quelli che ho risposto io un po' cattivi, scusami, vi voglio bene. Figurati, figurati, io pure prima mi sono trigato tranquillo, siete stati tranquilli, educati stasera, questo sicuramente. No, no, ma assolutamente. Ciao ragazzoni, un abbraccio. Ciao, ciao. Allora. Ciao, grazie. Ragazzi, che il tempo è tiranno, vai palle. A Davide, sicuro che non lo vuoi fare tu, perché poi coi link come si fa? E non li puoi, cioè? Ma che c'è il video pure? Sì, però oddio, io non lo so se lo dobbiamo cominciare ora. Dice che è un po' lungo. È mezzanotte. Secondo me sì. Lo vedo. Ah, lo no, vedo, vabbè, se come una rosa. Pensavo che era una foto. Qua sono le tre. Se allora, riesci a sintetizzare, ci sono. Se no, facciamo una cosa. Senza fare cose di fretta. Facciamo una bella cosa. Organizziamo, Anime, te lo dico anche prima. Tanto su questa cosa specifica sarebbe una continuazione, diciamo, la parte 2. Oppure facciamo vedere poi come vuoi. Insomma, magari ci sentiamo per sta seconda parte, dai. Perché in effetti è una cosa proprio di un altro argomento. Se sono qua, cioè nel senso, stare in live è un attimo, capito? Posso rispondervi subito anche più. E allora organizziamo direttamente con te su questa cosa, dai. Tanto sarà la parte 2. Quando c'hai disponibilità, settimana prossima. Va benissimo, certo. Va benissimo. Cerchiamo solo se potete farlo nella prima parte, cioè all'inizio live, perché veramente a me da adesso sono le 3 di notte. Io abbiamo iniziato a mezzanotte, avete iniziato voi, sono entrato quasi a luna io. Anzi a luna. No, vabbè, in questa live te l'ho spiegato, il discorso era un po' diverso. Su questa cosa qua, certo. Sì, si può fare anche insieme a te, cioè è un percorso che possiamo seguire insieme. In questa live non era possibile, visto che delirio quando siamo entrati tutti. Ah, beh, sì. No, sarebbe stato veramente un delirio anche la spiegazione. Va bene. Oh, va buonanotte, bene. Sasciozzo. Ci aggiorniamo sti giorni. Grazie, ragazzi. Va ciao bene, una buona continuazione di live. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, boss. Ciao, ciao. No, che continuazione, mo andiamo a dormire. Mo devo fare. Allora. 50 per uno. Grazie, Germano. Grazie a Palle. Sti gate sono sempre grazie infiniti, voi, ma ragazzi. Ci piacciono così, dai. Abbiamo graziato, ragazzi. Abbiamo graziato Oldi, Salvi e Marini stavolta pure, è vero, vabbè, ma tanto c'è la seconda parte. C'è la seconda parte, tanto, quindi ci abbiamo parecchio materiale. Posto così, non ho più nulla da aggiungere. Esatto, grazie ragazzi. Allora, grazie, ripeto, enorme a Palle Uomo Germano, sempre al top con questi gate. Vi vogliamo tanto bene. Ci vediamo noi domani alle ore 15 per un'altra sorprendente live. Io non lo so, però. Aspetta, Davide, volevo solo. Sì. Io non so se riesco domani alle 15, perché mi sa che non dormirò, penserò che sono stato querelato da una donna, quindi casomai vi farò sapere se riesco. Sì, infatti è una cosa gravissima, capire chi soprattutto dire. È una cosa gravissima, mannaggia. Io questo vi volevo dire, soltanto questo, un abbraccio finale a Gianluca che è stato querelato da una donna. È vero, un abbraccio fratello, è una non brutta è una roba cosa, devo dire, è una brutta bestia, bruttissima. Noi sempre uomini, bestia. Per fortuna. Sì, per ora. Non lo so come farò, Germano, aiutami. Non lo so come riuscirò a dormire questa notte. Dai. Ciao ragazzi. Buonanotte. Allora, grazie, regà. Si sta divertendo tantissimo. Top live come qualsiasi gate. Ci vediamo per la parte 2 con i ragazzi dei gate. Palle Uomo e Germano. Ciao belli. Ciao a tutti. Ciao. Che squali state arrivando. Thank you.